tutti, benvenuti e grazie per la vostra partecipazione. Allora, oggi cosa facciamo? Quest'oggi, dopo che abbiamo sottoscritto alla fine dell'anno scorso il patto dei sindaci, oggi diamo ufficialmente avvio al percorso di costruzione del piano d'azione per l'energia sostenibile del Comune di Sesto San Giovanni, cioè del documento di pianificazione delle attività che servono a rendere la nostra città più pulita, più bella e più vivibile. Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato il patto dei sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. Infatti è decisivo il ruolo degli enti locali nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se consideriamo che gran parte dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica è ovviamente associato alle attività delle città. Con i piani d'azione per l'energia sostenibile, quindi gli enti locali descrivono in che modo intendano raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020, definendo attività, tempi, obiettivi e valutando anche misurando il raggiungimento di questi obiettivi e le responsabilità assegnate. Quando abbiamo pensato al titolo dell'iniziativa di oggi, abbiamo scelto, come avete visto, Energia al futuro, perché è un titolo che ci è piaciuto molto, perché rappresenta lo spirito con cui noi ci stiamo approcciando a questo progetto e che è anche lo spirito che caratterizza in maniera, direi, anticiclica, dato il periodo, i nostri interventi per lo sviluppo della nostra città. In uno scenario potenzialmente depressivo, fatto di ristrettezza di risorse, urgenze, emergenze quotidiane che tutti noi ben conosciamo, c'è ovviamente bisogno di guardare con fiducia al nostro futuro e di rilanciare con energia i progetti per lo sviluppo. Una fiducia che non è quindi un'approssimazione fideistica, autoreferenziale, ma è una fiducia ricca di contenuti e anche di partecipazione. Che è un dovere questo per tutte le istituzioni, per chi amministra, ma un dovere anche, direi, per la politica tutta. Con questa prospettiva noi stiamo intervenendo per la nostra città, mantenendo insieme lo sguardo al futuro e la gestione della difficile quotidianità, il piccolo e il concreto e la progettualità di medio e lungo termine. Qui vicino, ad esempio, c'è Expo, che è un'opportunità per le attività della nostra città e per lo sviluppo del territorio. Expo che non è tra l'altro solo nutrire il pianeta, ma anche appunto energia per la vita, una vita più sana, più sostenibile, una vita di lavoro e di sviluppo. Un po' più in là per la nostra città c'è la città della ricerca e della salute, che è il più grande investimento pubblico e che rappresenterà un'identità forte per la nostra città. Nel quotidiano c'è poi l'impegno per il rilancio economico del territorio, la sperimentazione del progetto per agevolare nuovi insediamenti produttivi con la fiscalità di vantaggio, il lavoro sui nostri regolamenti per semplificarli e per favorire lo sviluppo. Possono sembrare questi dei ragionamenti un po' lontani dall'obiettivo dell'incontro di oggi, ma invece proprio in coerenza con questo percorso, fatto di atti, progetti, idee, pianificazioni per lo sviluppo della città, che si scrive il nostro piano d'azione per l'energia sostenibile, che è insieme uno strumento per migliorare l'ambiente, ma anche una leva per lo sviluppo economico locale. Come sicuramente ci spiegherà meglio a breve il professor Caserini del Politecnico, i cambiamenti climatici sono un problema globale che ha ripercussioni evidenti anche nelle realtà urbane, dove il fenomeno si rappresenta in maniera più visibile anche a causa della concentrazione degli agenti inquinanti da traffico, riscaldamento e attività industriali. Il fenomeno della cosiddetta tropicalizzazione del clima ha portato anche qui da noi un aumento sensibile di eventi atmosferici violenti e anomali. E anche l'area metropolitana di Milano, come sappiamo, non è stata risparmiata. Ad esempio, ci sono le frequenti esondazioni del Seveso e anche i livelli di guardia raggiunti dall'Ambro qua tra Sesto e Cologno Monzese nei mesi scorsi. Il riscaldamento globale è causato dall'impatto
nell'atmosfera dei gas collegati alle attività umane, soprattutto l'anidride carbonica, ovviamente, e il modo per diminuire la quantità di queste sostanze è direttamente collegato alla produzione e al consumo dell'energia. Di qui, quindi, dopo l'adozione del pacchetto europeo sul clima e sull'energia del 2008, l'Europa ha istituito il patto dei sindaci e ha redatto le linee guida per i piani d'azione per l'energia sostenibile. L'adesione al patto dei sindaci quindi ha costituito un impegno solenne per il comune di Sesto San Giovanni e con quell'atto, che è stato approvato proprio in quest'aula, ci siamo impegnati a ridurre almeno del 20% le nostre emissioni di gas serra entro il 2020, attraverso politiche di risparmio ed efficientamento energetico e il ricorso a fonti di energia rinnovabile. Al fine di tradurre l'impegno politico in misure e progetti concreti, l'adesione al patto impegna a preparare innanzitutto un inventario di base delle emissioni e a presentare entro l'anno successivo alla firma appunto il piano d'azione per l'energia sostenibile, in cui sono delineate le azioni principali che i comuni intendono avviare. Ma al di là del risparmio energetico, come dicevo prima, i risultati delle azioni sono a diversi livelli. Per esempio, la creazione di posti di lavoro stabili e qualificati, non subordinati alla delocalizzazione, un ambiente e una qualità di vita più sani, una cresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza energetica. Nel settore privato e nella pubblica amministrazione, efficienza energetica significa anche risparmio di risorse economiche che possono essere reinvestite in altri settori, in consumi e in servizi, ma significa anche puntare su innovazione, su soluzioni nuove, su competenze e professionalità e su una maggiore competitività di imprese e territori. In altre parole, una scelta di tipo etico, ma che può anche farci superare la crisi economica. Da questo punto di vista, credo che il rappresentante di Assolombarda potrà descriverci anche meglio questi aspetti. Tra l'altro, l'adesione al patto dei sindaci e l'approvazione del PAES ha anche per noi un altro valore, e si tratta di valore in senso stretto in questo caso. Consente infatti spesso di accedere a risorse stanziate da bandi regionali, nazionali e europei per il finanziamento di opere, interventi e azioni di efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Tra l'altro, su questi aspetti ascolteremo anche l'impegno della BCC, che è la banca appunto del nostro territorio, che prevede anche azioni di questo tipo. Naturalmente non siamo noi la prima istituzione ad avviare questo percorso e infatti ascolteremo durante la mattinata con piacere anche le esperienze dei comuni di Cinisello Balsamo e di Cologno Monzese e quanto Regione Lombardia ci racconterà del proprio programma energetico ambientale. In concreto, noi cosa faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Come dicevo, il piano d'azione per l'energia sostenibile è un documento che definisce le misure concrete per la riduzione delle emissioni insieme ai tempi e alle responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione. Deve essere redatto seguendo una metodologia che è specificata dalle linee guida. Quindi il PAES è uno strumento innanzitutto di pianificazione e non deve essere considerato un documento rigido e vincolante, cioè con il cambiare delle circostanze e mano a mano che gli interventi forniscono dei risultati e si ha una nuova e maggiore esperienza, può essere utile o necessario rivedere e ritarare il proprio piano e le azioni inizialmente previste. Quindi il PAES prevede uno specifico percorso amministrativo, dettato appunto dalle linee guida europee, che è diviso in tre fasi. La prima è l'adozione della delibera, come appunto ho detto e come già abbiamo fatto, e lo sviluppo dell'inventario di base delle emissioni. La seconda fase è la presentazione del PAES, la sua attuazione, il suo monitoraggio, e la terza fase è la presentazione periodica dei rapporti di attuazione. L'inventario di base delle emissioni del Comune di Sesto è in corso di realizzazione già da qualche settimana e si stanno stimando quindi i consumi e le emissioni di anidride carbonica dell'intera città a partire dal 2005, che è l'anno di partenza che l'Unione Europea individua per questo percorso.
Il presupposto ovviamente della pianificazione di qualsiasi azione è conoscere a che punto siamo e da che punto partiamo, cioè i dati dei consumi del territorio. Quindi, così come per monitorare l'efficacia delle azioni previste è necessario verificare le variazioni di questi dati in modo da misurarne gli scostamenti e vedere se le azioni previste hanno avuto dei risultati positivi oppure no. Quindi l'aspetto di misurazione e monitoraggio dei risultati ovviamente non è un di più, ma un elemento costitutivo di questo piano di azione. Per migliorare la qualità dell'inventario dell'emissione, abbiamo pensato di fare una cosa in più, che poi è coerente con altre operazioni che stiamo impostando nell'ambito dell'innovazione tecnologica che sperimentiamo nel comune. Cioè, intendiamo dotarci di una rete di monitoraggio dei consumi, dei nostri edifici in modo da creare una banca dati online aperta, un open data sul tema dell'energia, consultabile da tutti i cittadini e disponibile a tutti gli operatori del settore interessati a proporre analisi o interventi, sul tema dell'efficientamento energetico. Naturalmente, essendo una banca dati aperta, è aperta sia al prelievo dei dati, ma anche all'implementazione, quindi l'auspicio è che si arricchisca anche delle misure di edifici, uffici, condomini, strutture private che vogliano rendere disponibili le loro informazioni anche per far conoscere i propri comportamenti virtuosi. Quindi, come previsto dalle linee guida, la cosiddetta mobilitazione della società civile rappresenta uno degli elementi determinanti per la preparazione del PAES. E sappiamo come il tema della partecipazione sia un valore fondamentale, come la storia del nostro comune, e che coerentemente sta anche praticando delle azioni amministrative. Le nostre linee guida dedicano uno specifico capitolo alla necessità di ottenere, scusate, le linee guida dedicano uno specifico capitolo alla necessità di avere il sostegno dei portatori di interesse per la costruzione, la condivisione, la messa in atto e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano. Oltre al contributo dei cittadini, delle associazioni, delle scuole, dei condomini, del mondo produttivo, il Comune di Sesto intende tra l'altro sfruttare l'opportunità offerta dall'elevata presenza nel suo territorio di aziende che operano nel settore energetico, molte delle quali hanno aderito al protocollo d'intesa che ha istituito il Distretto dell'Energia del Nord Milano. Nell'ambito dell'azione di coinvolgimento e mobilitazione della società civile, inoltre, sono stati previsti tre tavoli tematici che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane e attraverso i quali verranno coinvolti i portatori di interesse della città sui diversi temi. Uno dei tavoli riguarderà il tema del patrimonio edilizio, reti e impianti tecnologici, per cui un tema dedicato all'edilizia residenziale, terziaria, commerciale e produttiva. Il secondo tavolo riguarderà il tema della mobilità, la mobilità privata, il trasporto pubblico locale, la mobilità dolce, il tema dell'isola pedonale nel centro storico. Il terzo tema riguarda gli stili di vita e i consumi, quindi la sostenibilità degli stili di vita, le comunità dell'energia, i gruppi d'acquisto, il chilometro zero e così via. Naturalmente il Comune di Sesto San Giovanni non parte da zero in questo percorso, eppure in assenza del PAES, in tempi recenti si è già impegnato su questo fronte, a partire da proposte di efficientamento e riqualificazione energetica di alcuni edifici propri, un altro intervento che caratterizza in maniera forte il nostro comune sono stati i lavori di potenziamento della rete di teleriscaldamento fatti in collaborazione con A2A, grazie ai quali Sesto è diventata una delle città più teleriscaldate d'Italia. Tant'è che più dell'80% del territorio è coperto da teleriscaldamento e oltre 60.000 residenti sugli 80.000 circa sono serviti da questo strumento, che è ovviamente uno strumento di contenimento dei consumi e di efficienza energetica.
Nell'ottobre del 2013, tra l'altro, è stata stipulata anche la convenzione con Enel Sole che prevede un piano di 9 anni di gestione dell'illuminazione pubblica che a regime comporterà un risparmio annuo di 1800 megawatt, pare il 35, insomma, un risparmio del 35% dell'attuale consumo. Inoltre, appunto, come si diceva prima, e sarà un tema proprio di uno dei tavoli di confronto, stiamo studiando soluzioni innovative per la mobilità in centro città. Tuttavia, questi interventi non bastano e questo impegno deve diventare una delle linee di programma che caratterizzano l'azione politica fino al 2020. Quindi questa mattina gettiamo le prime basi del nostro lavoro e nelle prossime settimane tutti i portatori di interesse della città e tutti i cittadini che desiderano partecipare verranno coinvolti nella definizione per l'ambizioso progetto del, come si dice, 20-20-20, cioè riduzione del 20% delle emissioni, aumento del 20% dell'utilizzo di fonti rinnovabili entro il 2020. È un progetto politico importante, ma è anche un importante modello di partecipazione democratica per rendere la nostra città più ricca, più pulita e più bella. A questo punto io do la parola a Fabrizio Patti, che è redattore dell'area economica dell'inchiesta.it, che ci guiderà durante la discussione di questa mattina. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare intanto il Comune di Sesto San Giovanni, in particolare il sindaco Monica Chittò e l'assessore Virginia Montrasio. Questa mattina io sostituisco il direttore dell'inchiesta, Francesco Cancellato, che non è potuto esserci per un problema improvviso che ha avuto. Quindi mi trovo a sostituire in corsa, provo soprattutto a fare da vigile urbano, moderatore del traffico più che altro, perché cerchiamo un po' tutti quanti di stare nei tempi. Oggi si tratta il tema del PAES, e sarete tutti interessati all'argomento se siete qui oggi. Proviamo soprattutto a farci raccontare da chi questo piano l'ha già attuato, quali sono le opportunità che vengono espresse da questo tipo di pianificazione, e poi però ci sono una serie di interlocutori anche privati che rappresentano le diverse facce di un rapporto pubblico-privato che è articolato. Ne parleremo innanzitutto con il professor Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici del Politecnico di Milano, che ci farà un'introduzione soprattutto sul tema della necessità dell'efficientamento energetico anche in una prospettiva ambientale. Poi avremo modo di parlare con Mauro Brolis, che è responsabile della direzione Energia Infrastrutture di Infrastrutture Lombarde SPA, che quindi ci dirà un po' qual è il ruolo anche della Regione Lombardia in questa implementazione di piani. E dopodiché avremo due casi concreti: Ivano Ruffa, assessore dei lavori pubblici, patrimonio ambiente, trasporti e mobilità di Cinisello Balsamo, racconterà la sua esperienza, e Lella Bigatti, che invece è consulente della ESCO del Sole per il comune di Cologno Monzese, appunto parlerà dell'esperienza di questo comune. Avremo poi anche Eleonora Bisel, che appunto per la BCC, la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, spiegherà quali sono le iniziative che nello specifico possono essere messe in campo per lo sviluppo del Paese, e Massimo Di Domenico, responsabile unità di Assa Lombarda, ci dirà invece il punto di vista delle aziende, come le aziende vedono questa opportunità. Ci saranno poi le conclusioni del sindaco di Sesto San Giovanni, Monica Chittò. Allora, io penso che lo scopo di oggi sarà soprattutto spiegare che cosa è il PAES, quali sono le tipologie di intervento che possono essere messe in campo, qual è l'orizzonte temporale, quali sono gli obiettivi che, come diceva poco fa l'assessore Montrasio, sono sia di tipo ambientale ma anche di tipo sociale, soprattutto per le ricadute occupazionali che possono provocare. Secondo me i due punti principali sono però chi questo sviluppo lo porta avanti, e in particolare
come pubblico e privato si possono rapportare e soprattutto cosa, quali come, quali strumenti sono i più adatti e i più anche facilmente sviluppabili. Lascerei quindi la parola per un primo intervento introduttivo al professor Stefano Caserini del Politecnico di Milano. Approfitto, nota tecnica a tutti i relatori, farei due giri di intervento, per cui a parte una prima introduzione del professore a cui lasciamo magari qualche minuto in più, direi 10 minuti per intervento e poi dopo passiamo un secondo giro anche con domande, se ci sono curiosità che possono venire dalla platea. Buongiorno a tutti, dunque il mio intervento sarà un intervento introduttivo in cui cercherò di spiegarvi molto, in modo molto veloce e sintetico, perché è necessario oggi attivare le politiche sul tema del cambiamento climatico, l'efficientamento energetico, l'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi la riduzione delle emissioni. Farò quindi una cosa molto sintetica perché il tema del cambiamento climatico è gigantesco, ci sono l'ultimo rapporto del Comitato ONU sul clima, sono 3 volumi da 1000 pagine, il mio corso a Politecnico sono 80 ore, quindi potrei tenervi qua a lungo, quindi vi dirò i titoli del perché. Poi ci sarà spazio, magari domande, risposte, approfondiremo. Come prima cosa, bisogna parlarne perché se ne sa molto poco. È solo da qualche settimana che sulla nostra televisione c'è una trasmissione che per la prima volta parla specificatamente del cambiamento climatico. Avrete sentito magari 20 volte la storia di Pompei, dell'impero romano, ma per la prima volta adesso il sabato sera in prima serata si parla di clima con la trasmissione Scala Mercalli. Nel passato i giornali hanno parlato, la televisione non ne ha parlato del clima, per cui la popolazione non è molto informata, e sui giornali a volte abbiamo visto titoli di questo tipo, quindi qui si nega il cambiamento climatico, si mette in discussione che proprio l'esistenza stessa del problema, d'altra parte invece a volte titoli che ci dicono che abbiamo 99 mesi per salvarci, che non è vero, ecco, questa è una prima buona notizia, non è vero che fra 99 mesi finisce tutto, poi fra l'altro era di un anno fa, quindi sarebbero ancora di meno i mesi. Due cose quindi su cui siamo veramente sicuri. Il primo è che ci sono alcuni gas, la CO2 che deriva da tutte le combustioni energetiche che contengono carbonio, combustibili fossili, metano, petrolio e carbone contengono carbonio, li bruciamo e emettono CO2. La CO2 è un gas stabile per cui si accumula nell'aria. Questo è uno dei grafici fondamentali della scienza del clima, le misurazioni di questo gas nell'atmosfera. Oggi abbiamo una chiarezza veramente estrema sull'esistenza del problema, perché possiamo vedere alcuni grafici come questo, in cui si vede l'aumento da sostanzialmente 320 a 400 parti per milione di CO2 nel giro soltanto di una cinquantina d'anni, ma vediamo soprattutto delle animazioni in cui possiamo apprezzare, se prendiamo appunto un anno, il 2006, dove arrivano queste emissioni. Quindi il motivo per cui siamo sicuri che non è colpa dei vulcani, vediamo che le aree che emettono di più sono le aree industrializzate, soprattutto nell'emisfero nord, vediamo la Cina, riconosciamo l'Europa, riconosciamo gli Stati Uniti e quindi sappiamo esattamente di chi è la colpa. Possiamo vedere poi, insomma, naturalmente questo è un andamento irregolare che dipende, adesso accelero velocemente, no, sono riuscito a fermarlo, abbiamo qualche problema oggi con il... andiamo, sì, mi hanno mandato troppo avanti. Comunque mi fermo qua per farvi capire come c'è chiarezza che sono le combustioni dei combustibili fossili il problema basilare, e quindi se vogliamo affrontare il problema dobbiamo cercare di ridurre queste combustioni. L'altra cosa che sappiamo ormai da più di un secolo è che c'è un gas come la CO2 che ha una proprietà particolare, ce ne sono anche altri, ma in particolare la CO2 è efficiente nel trattenere la radiazione solare, quindi aumentare l'effetto serra terrestre. È un effetto benefico, è grazie all'effetto serra che si è sviluppata la vita sul pianeta, ma proprio perché agisce come termostato del pianeta, aumentare questo gas vuol dire aumentare la temperatura. È una cosa che gli scienziati già fin dall'Ottocento avevano capito. E oggi quello che vediamo, abbiamo
visto con i nostri dati dei termometri che effettivamente la temperatura sta crescendo come avevano sostanzialmente previsto gli scienziati. Lo possiamo vedere anche qui con un grafico, ancora meglio lo possiamo vedere con un'animazione in cui vediamo l'andamento delle temperature dal 1880, sostanzialmente, in cui è del tempo che passa lì in basso. Si vede come l'escaldamento è globale, è irregolare, però è molto variabile perché poi c'è il motore della climatico che è molto complesso, però una cosa che siamo sicuri, gli ultimi 40 anni sono anni molto caldi, in particolare l'ultimo decennio è più caldo da quando abbiamo le misurazioni di temperatura, più è giallo e più è rosso più è caldo, e vedete come sostanzialmente gli ultimi anni sono stati anni in cui, come dice l'IPCC, il riscaldamento globale è inequivocabile, si scaldano più le terre emerse, un po' più l'emisfero nord di quello sud, per motivi che non ho tempo di raccontarvi. Vediamo un attimino adesso qual è la conseguenza per noi. Noi non vedremo il lento riscaldamento del pianeta. Una cosa che vedremo è però l'aumento delle ondate di calore. Ecco, un impatto che avremo a scala locale non è tanto legato all'aumento delle temperature medie, che è magari sarà un paio di gradi o forse di più, 3 gradi a fine secolo. Quello che vedremo è la maggiore frequenza di eventi estremi di temperature. Vi ricordate il 2003, quell'estate molto calda? Ecco, quella sarà l'estate tipo di fine secolo, cioè senza politiche veramente incisive sul tema del cambiamento climatico. Di conseguenza le estati calde di fine secolo sono molto più calde di quella che per noi è stato il 2003. 35.000 morti in Europa ci sono stati quell'estate, quindi qualcosa che ha poi riduzione del 40% della produzione agricola in pianura padana, quindi impatti anche economici rilevanti. Il 2010 è stato in Russia, anche qui tantissimi morti, le foreste intorno a Mosca hanno bruciato, più di 30 giorni in cui la temperatura massima ha superato i 30 gradi a Mosca, quindi dati mai visti. Ecco, una cosa che capita non sempre nello stesso posto tutti gli anni. Quindi questo un po' confonde, il tema del cambiamento climatico è difficile da gestire perché magari quest'anno potremmo avere un'estate molto calda, magari potrebbe essere fra un anno o due anni. E i nostri sensi non ci aiutano perché a volte fa caldo da un'altra parte, da noi magari le temperature sono normali. Si dicono eventi estremi perché veramente se si fanno le statistiche si vede che sono al di fuori, proprio negli estremi delle distribuzioni di probabilità. Sono eventi che statisticamente sarebbero molto rari. In realtà cominciamo a vedere che il 2002, 2003, 2010 sono estati che sono gli estremi della distribuzione delle frequenze. Adesso qui non ho tempo per raccontarvi bene questo grafico. Ecco, il problema non è tanto quello che abbiamo già visto, è quello che potrebbe succedere. E sul futuro non abbiamo possibilità di avere misurazioni, possiamo fare degli scenari. E quindi possiamo fare delle ipotesi su come ci comporteremo. Ecco, se non faremo niente di sostanziale, se continueremo a rinviare il problema, la scienza del clima ci dice che se andremo avanti a emettere questi gas anche nel futuro, potremmo arrivare a fine secolo con un aumento delle temperature di un 3-4 gradi e poi, naturalmente, non è che il 2100 finisce tutto, arriveremo anche 5-6 gradi, cioè scenari che gli scienziati tranquillamente dicono che sono scenari catastrofici. Non per il pianeta, perché il pianeta ne ha passate di molto peggiori. Ecco, per 7 miliardi o 8 miliardi di esseri umani questo è uno scenario che mette veramente in discussione anche tutta una serie di equilibri che ci sono fra le nazioni, sull'alimentazione, sulla sussistenza. Se invece agiremo potremmo fermarci a massimo aumento di temperatura appena sotto i 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Ecco, la cosa che mi invito a vedere è che è importante che nei prossimi 10-20 anni, secondo questi scenari, non ci saranno grandissime differenze. E questo è un grande problema perché noi dobbiamo agire senza vedere a breve termine i risultati. Agiamo soprattutto per le generazioni future. E questa è una cosa che richiede anche un salto etico, un salto anche di lungimiranza per l'attività quotidiana, anche della politica che è abituata ad agire su scale molto più vicine. Vi faccio vedere quali potrebbero essere delle ipotesi di diversi mondi del futuro. A destra abbiamo un mondo in cui non si fa niente. Vedete come fino al 2030 sostanzialmente è un mondo di business as usual in cui si interviene poco rispetto a un mondo con una mitigazione molto aggressiva, quindi in cui siamo molto aggressivi nel ridurre le emissioni, facciamo il massimo che possiamo, non sono mondi molto diversi. Ecco, se poi il tempo passa, là in alto è il tempo che passa, a fine secolo invece il mondo in cui non si fa niente sarà un mondo molto diverso da quello che lasceremo con un'azione decisa e approfondita sul tema del cambiamento climatico. Quindi noi abbiamo la possibilità di fatto di iniziare, insieme a quelli che verranno dopo di noi, a decidere cosa potrà essere
il pianeta del futuro. Non ho tempo per raccontarvi tutti gli impatti, qui c'è un librone dell'IPCC di 1000 pagine che parla di tutte le possibili cose che potrebbero succedere nei diversi scenari. Ecco, una cosa che va ricordata è che comunque quando si parla di 3 gradi di aumento delle temperature medie, quella è la media, noi ci siamo scaldati fino adesso più del doppio della media globale, le terre emerse si scaldano il 50% in più, il Mediterraneo è un hotspot, viene chiamato, un punto caldo, per cui da noi si attende, se non facciamo niente, un aumento di 4-7 gradi delle temperature medie nella zona insomma, del verso Mediterraneo. Tanti impatti, dico solo uno, che non riguarda direttamente Sesto San Giovanni, che è l'innalzamento a livello del mare, che può essere nel giro di qualche secolo di diversi metri. Quindi non è qualcosa che ci arriva l'ondata nel giro di qualche decennio, quindi non è Hollywood, quello che ci raccontano i film di Hollywood. Però ecco, 2-3 metri in un paio di secoli sono qualcosa che non abbiamo visto negli ultimi 10.000 anni. Quindi è qualcosa di veramente che può mettere, pensiamo, non so, Bangladesh, già un metro di innalzamento a livello del mare abbiamo centinaia di milioni di persone. Quindi dove vanno queste persone se cominciano ad arrivare le ondate del mare? Dove si spostano? Che conseguenze geopolitiche ci sono a livello globale da migrazione di masse legate al cambiamento climatico? Ecco, questi sono temi su cui si comincia a discutere anche sulle riviste di analisi politica. Ecco, vediamo quindi cosa possiamo fare. Una cosa che possiamo fare è negare il problema. Ecco, questo lo ripeto sempre perché in realtà anche a livello globale c'è tutta una corrente di pensiero che continua a spingere per non fare molto, perché non siamo sicuri del 101%, perché c'è lo scienziato su 1000 che dice che non è vero, allora diamo retta a lui. E questo ha rallentato molto le politiche sul clima. Ancora oggi nel Senato degli Stati Uniti c'è una corrente negazionista molto forte che sta bloccando molte delle azioni di Obama e di una parte della politica statunitense. Siamo anche bravi a rinviarla, affrontando in modo superficiale, abbiamo tante cose, la crisi, adesso c'è l'ISIS, insomma il cambiamento climatico non abbiamo in questo momento la possibilità di farne davvero una priorità. Greenwashing è una pratica abbastanza diffusa, si dà una pitturata di verde, si parla molto, poi in realtà le politiche, gli investimenti vanno comunque nella direzione dei combustibili fossili. È invece, secondo me, possibile oggi affrontare seriamente il cambiamento climatico cogliendo le opportunità. Salto questa parte perché il tempo scorre veloce. Cosa vuol dire affrontare seriamente il cambiamento climatico? Vuol dire innanzitutto riconoscere che c'è questo problema, capire che la sua dimensione, che non è uno dei tanti problemi ambientali, è un qualcosa davvero che condizionerà questo secolo. Sicuramente a Sesto San Giovanni se ne parlerà di più fra 30 anni che rispetto ad oggi, perché è un tema che purtroppo è destinato a crescere con l'aumento delle temperature globali. La comprensione vuol dire fare più ricerca scientifica, e questo porto acqua al mio mulino, lavoro in questo settore, ma è anche capire bene le connessioni di questo tema con altre questioni. C'è un grande dibattito politico su questo. Cosa dobbiamo cambiare per affrontare il tema del cambiamento climatico? Dobbiamo mettere a posto alcuni coefficienti, alcune produzioni, spostare qualche investimento, o dobbiamo mettere in discussione un modello di sviluppo? Ecco, qui c'è un dibattito acceso. L'ultimo libro è uscito sul tema molto bello, quello di Naomi Klein, che ha scritto un libro, Capitalismo contro clima, una rivoluzione ci salverà, in cui la tesi è ardita, si può discutere, ecco, per affrontare il cambiamento climatico forse dobbiamo mettere in discussione anche come è distribuita la ricchezza, come è il controllo democratico su alcune scelte, e questo però è un tema molto grosso. Le politiche principali che abbiamo a disposizione anche a livello comunale sono due. Da una parte l'adattamento al cambiamento climatico, affrontare il cambiamento climatico inevitabile che abbiamo in futuro, quindi quel grado che non ci toglie nessuno da qui a fine secolo, come media globale, quindi un paio di gradi per Sesto San Giovanni. D'altra parte ridurre, dare il nostro contributo a questo sforzo globale di ridurre le emissioni. Cos'è l'adattamento? Tante cose, adesso qui purtroppo il tempo passa, non ho, magari poi nel secondo giro dirò qualcosa di più, però far partire con iniziative per gestire ad esempio l'ondata di calore. Se può venire magari un'estate con una settimana con più di 40 gradi, allora devo pensare ad esempio agli anziani. Devo portargli il cibo, portargli l'acqua, non farli uscire di casa, i bambini. La protezione civile è pronta in un comune, in una regione, ad affrontare un'ondata di calore, o se ci sono dei fiumi. A Severo non abbiamo un grande fiume di superficie, ecco, questo succede, quelli che abbiamo interrato.
quando abbiamo eventi estremi di precipitazioni, cosa che contributo possono dare le assicurazioni che si sta muovendo a livello globale per cercare di gestire il tema dei danni del cambiamento climatico, cosa possiamo cambiare le tecniche costruttive per adattarci al cambiamento climatico futuro. Ecco, l'adattamento è esploso, il tema dell'adattamento, la Commissione europea sta investendo tantissimo, ci sono tanti stati che hanno già approvato, qui li vedete, una strategia, purtroppo noi come l'abbiamo per adesso predisposta, adesso giace nei cassetti ministeriali ormai da un paio di mesi, la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, ma poi dopo la strategia ci vuole il piano con gli investimenti, perché altrimenti rimane un bel documento scientifico, tecnico, e qui ci vogliono veramente molti milioni di euro per far partire queste iniziative anche a livello degli enti locali e dei diversi livelli amministrativi. Da proprio pochi mesi fa è stata avviata l'iniziativa Major Adapt, che è un po' quello che si fa con i PAES sui temi dell'adattamento. Alcuni comuni, un paio in Italia, sono già partiti, ecco, qui è il momento per iniziare e si prevede per il futuro anche stanziamenti, finanziamenti per agire su questi settori, come nel passato ci sono stati dei finanziamenti sul tema dei PAES. Ma qui vi rilascio il sito, poi vi lascerò le slide se volete approfondire. Vediamo un po' due cose sulla mitigazione, poi su questo sicuramente ne parlerà Mauro Brolis, quindi io mi avvio a chiudere per dire che qui c'è tantissime cose da fare, e dall'efficienza energetica al risparmio energetico, sono cose che abbiamo già sentito, si tratta di trovare il modo per farle davvero, per farle diventare un asset fondamentale di un'azione di un'amministrazione pubblica, quindi non una delle n cose, ma l'asse portante di una politica di sviluppo. E quello di cui si parla, ecco, fare in modo che questo potrebbe essere, queste nuove politiche potrebbe essere un modo per dare posti di lavoro, per quindi creare anche occasioni per insomma, risolvere altri problemi come quello della disoccupazione, della mancanza di prospettive industriali. Qui le cose da dire sono che non è che c'è da scoprire l'acqua calda, le cose che dobbiamo fare a livello comunale, ogni comune deve un po' adattarsi, trovare il suo mix preferibile di azioni, però le grandi azioni sono chiare, sono quelle sul risparmio energetico, l'efficienza energetica, le rinnovabili. Poi a livello globale altri lavoreranno su alcuni gas industriali, sullo stoccaggio della CO2 fossile nelle foreste, purtroppo nella zona, la Pianura Padana, dove stoccare grandi quantità di carbonio nelle foreste, però noi possiamo forse fare tanto, ad esempio abbiamo il sole, abbiamo anche magari possibilità di fare innovazione tecnologica su temi dell'efficienza e delle rinnovabili. Quindi tante diverse cose, non c'è una tecnologia vincente che da solo farà tutta la strada, bisogna spingere al massimo in tanti settori, quindi spingere al massimo sul risparmio energetico, il massimo sulle rinnovabili, e quindi abituarci anche a capire quotidianamente quello che si può fare, porsi degli obiettivi, cercare di monitorare e di raggiungerli. In questo senso qui c'è il PAC, giusto? Quindi darsi degli obiettivi e raggiungerli. Poi ecco, forse non bisogna spendere troppo nel, secondo me, fare i numeri, ma far partire velocemente le politiche, perché ormai sappiamo, ecco, dopo tanti PAES approvati, quasi tutti, il core business di questi PAES alla fine è l'efficienza energetica, il risparmio e le rinnovabili. Una cosa da dire, si parla 2020, attenzione che se a Parigi a dicembre la Convenzione sul clima dell'ONU ci sarà un accordo, può essere che l'Unione Europea passa il 30% di impegno al 2020, ma comunque ha già deciso l'impegno al 2030 di meno 40%, ossia questo 20%, attenzione, è il primo passo, non va visto come un obiettivo finale che fatto quello siamo a posto, è di fatto il primo obiettivo di un percorso che ci porterà nel 2050 a ridurre dell'80% almeno le emissioni europee. Questo non è un grafico di Greenpeace, Lega Ambiente, gli amici della Terra, qui è la Commissione europea che ha già ufficializzato il fatto che l'Unione europea l'obiettivo, come sarà l'obiettivo anche degli Stati Uniti e di tutti i paesi industrializzati, a fine secolo aver ridotto almeno dell'80% le emissioni, col settore energetico di fatto decarbonizzato. Poi si discute le tecnologie. Quindi attenzione, anticipare, fare più alla svelta, fare di più, è un modo per poi magari vendere tecnologie agli altri, il motivo per cui bisogna essere leader in questa, cioè se la direzione è quella, farsi trascinare non è forse molto, molto conveniente. Quindi chi guiderà questo percorso potrà poi magari vendere tecnologie al resto del mondo. Quindi la Commissione europea, il motivo per cui spinge nella decarbonizzazione,
È perché se questo dell'energia sarà il business del futuro, allora giocare un ruolo di primo piano può essere conveniente. Se noi saremo i leader nelle smart grid, nelle tecnologie dell'efficienza energetica, poi magari potremo vendere ad altre parti del mondo. Quindi, attenzione, non è che la Commissione europea è stata adesso controllata dagli ambientalisti, fa della mitigazione del cambiamento climatico una politica strategica anche per un tema di geopolitica, perché noi l'energia la importiamo da fuori Europa. Quindi farcela in casa è più conveniente, siamo meno ricattabili. E poi anche un discorso di soldi, perché con un aumento adesso sono scesi i prezzi del petrolio, però se il gas aumenta, se il petrolio aumenta, per noi sono miliardi e miliardi di euro che vanno fuori dai nostri confini. Chiudo dicendo che appunto il tema è il legame delle politiche del cambiamento climatico con altre criticità che ci sono, altre politiche che ci sono a livello internazionale, altre crisi, la crisi dell'ineguaglianza, la distribuzione dei redditi. Questo è che poi genera anche magari tensioni geopolitiche. È chiaro che i paesi in via di sviluppo dicono sì, riduciamo tutte le emissioni, però noi africani emettiamo una tonnellata a testa pro capite, voi ne mettete 10 europei, voi americani 20, ci troviamo a 3, quindi noi le triplichiamo. Se volete che ci fermiamo a 2, pagateci le tecnologie, voi avete molti più soldi, quindi mettete sul campo subito, non fra 10 anni, i soldi per aiutarci in un percorso diverso. Quindi se volete che noi non percorriamo la via sporca dello sviluppo che voi avete percorso, perché loro dicono voi sono 100 anni che avete bruciato carbone, avete prodotto acciaio con tecnologie inefficienti, cemento, avete già costruito le vostre infrastrutture. Se volete che noi usiamo tecnologie più pulite, dovete aiutarci. Per questo insomma, nel dibattito che c'è a Parigi, così non è soltanto sui numeri della riduzione, ma è anche su qual è il supporto che i paesi più ricchi, più sviluppati, storicamente più sviluppati, devono dare ai paesi più poveri. Tenendo conto che loro cominciano già anche a dire sì, va bene, questo, però intanto cominciate già a pagare i danni che state creando. Uno dei temi, ad esempio, recenti del negoziato sul clima è loss and damage. Già ci sono dei danni del cambiamento climatico legati agli uragani e ai tifoni. Ecco, cominciate a pagarci i danni che avete causato perché noi fino adesso abbiamo contribuito poco. Quindi capite anche la difficoltà politica di un accordo sul clima, per cui è importante che anche dal basso ci sia una spinta a una riduzione delle emissioni. Questa attenzione è chiarissima ormai. Mentre in passato si pensava che le politiche sul clima erano un affare dei grandi stati che in queste riunioni mondiali si mettevano d'accordo, Kyoto, Copenaghen, Parigi, adesso la mossa proprio per superare questo impasse è stata, sì, va bene, impegni nazionali, però vogliamo anche impegni delle regioni, impegni dei comuni, impegni delle grandi corporation, ad esempio delle università. Quindi anche il Politecnico, dove sono io, sta ragionando su prendersi degli obiettivi di riduzione al 2020 delle emissioni. La Regione Lombardia ha aderito del Climate Group e a breve comunicherà degli impegni di riduzione delle emissioni che a Parigi saranno dichiarati insieme agli impegni degli altri paesi. Quindi per questo oggi sono importanti i paesi, perché una politica sul clima non può, è importante che arrivi dalle grandi scelte strategiche a livello globale. Non è che io dico che si può fare ridurre le emissioni climalteranti con i paesi. I paesi devono dare il loro contributo, soprattutto secondo me anche molto di partecipazione, nel facilitare la presa di coscienza e quei comportamenti virtuosi che sono uno dei contributi alla riduzione delle emissioni, ma anche il supporto politico per le azioni sul clima. Questo è il grande ruolo e il motivo per cui è necessario sempre più parlare del tema del cambiamento climatico, perché è una cosa che i cittadini vivranno, lo vivranno con gli impatti. Ecco, l'importante è che questi impatti non vengano, insomma, siamo il paese dell'emergenza, no? Giusto? Che non facciamo niente, poi alla fine c'è l'emergenza, soluzioni spicce. Ecco, dobbiamo evitare questo, dobbiamo riuscire a essere pronti ad adattarci al cambiamento climatico, perché se siamo in grado di adattarci e siamo parte del cambiamento, riusciamo anche a essere più capaci di gestire psicologicamente in modo. Attenzione, c'è un grande tema anche della psicologia del cambiamento climatico che sta montando. Bisogna evitare la paura di tutti contro tutti. Ecco, da qui l'importanza anche dei PAIS come una delle iniziative per diffondere le azioni sul cambiamento climatico da basso. Va bene, le ringrazio molto.
professor Casalini per l'intervento molto interessante e completo. Magari nel secondo giro avremo modo di tornare sui temi su cui ho dovuto correre, cioè su gli aspetti concreti di mitigazione, degli interventi di mitigazione dei picchi climatici e dei cambiamenti climatici. Il professore ha accennato agli interventi che si possono fare anche a livello regionale e quindi io comincerei, passando appunto dal generale al particolare, a sentire l'opinione di Mauro Brolis, che è responsabile di direzione energia di Infrastrutture Lombarde S.p.A., per spiegarci soprattutto cosa può fare la regione anche nei confronti dei PAES, cioè se ci sono degli strumenti anche per sollecitare i comuni, monitorare quello che stanno facendo anche dal punto di vista della raccolta dei dati. Sì, io naturalmente ringrazio molto dell'invito, perché dicevo prima, quando ci siamo incrociati con una battuta, che ove riusciamo a parlare di politiche globali calate nel territorio e nelle cose molto spicciole pratiche come gli investimenti e il loro tempo di ritorno, molto volentieri veniamo a discuterne, anche per cogliere il richiamo che è un po' il fil rouge dell'intervento che adesso Stefano ha fatto, che bisogna fare molta attenzione con i numeri e con i dati, perché i dati di per se stesso sono, come dire, veritieri, no? A meno che li si utilizzi manipolandoli naturalmente per un fine diverso da quello che sia la consapevolezza e la verità. Perché sui numeri, anche nel caso dei PAES, a dirla tutta, a dire la verità, non sto parlando del caso naturalmente specifico di Sesto, se ne sentono un po' di tutti i colori. Forse è il caso di dirselo, perché sulla veridicità dei numeri, non solo di quelli promessi, ma anche di quelli che si monitorano, si gioca, secondo me e secondo noi, l'efficacia di tutti questi interventi, di tutte queste politiche. Non c'è un altro modo, nel senso che ho visto anche piani che promettevano nel giro di un paio d'anni una riduzione del 160% delle emissioni di CO2, discutevamo prima con Stefano, realizzando un paio di piste ciclabili, peraltro sempre deserte durante il giorno. Quindi, passatemi la battuta, credo di essere in un luogo dove, no, si voglia fare cose concrete, tangibili e misurabili, e quindi mi sento di poter dire che questa è un po' la premessa di fondo. E quindi in questo primo giro di interventi cerco di darvi delle informazioni utili alla vita che poi il PAES avrà, dal punto di vista delle misure che la Regione sta per cominciare ad emettere, soprattutto sulla base delle risorse economiche messe a disposizione dal nuovo ciclo 2014-2020 dei fondi europei. La prima notizia è che un certo cambiamento di rotta c'è rispetto alla vecchia programmazione, perché su queste tematiche verranno giocati, questa è la prima certezza di oggi, spero che possano anche aumentare nel tempo, circa 235 milioni di euro nei prossimi 7 anni. Quando parlo di questo ambito ne parlo perché i fondi europei sono per una quota consistente, la metà, vincolati a queste tematiche, quindi è stata ancor prima l'Europa a stabilire che ci fosse una priorità di investimento su tutti i settori che creassero la decarbonizzazione di cui prima Stefano ha ampiamente parlato. 235 milioni di euro che saranno suddivisi anche a beneficio del vostro PAES, che quindi concorrerà a queste misure, fondamentalmente in 4 settori. L'edilizia pubblica, quindi la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, l'infrastrutturazione a favore della diffusione della mobilità elettrica, il tema della pubblica illuminazione, delle reti della pubblica illuminazione, ma rispetto al passato, dato che sono già stati finanziati anche a livello regionale, con un'ottica che l'Unione Europea vuole necessariamente, in maniera vincolante, con questa parola abusatissima, ancor più del tema sostenibilità, vuole smart, in versione smart, non che debbano per forza luccicare i pali, anzi non è così detto che debbano sempre luccicare in eccesso, ma porterà non tanto a sostituire i pali, tanto per renderla molto concreta, ma a rendere quei pali realmente intelligenti, cioè a renderli una sorta di infrastruttura di base per una serie di servizi che hanno a che fare naturalmente con la sostenibilità, per esempio il monitoraggio, no, di determinati impatti, piuttosto che il controllo di certi flussi di traffico, ma che diano poi realmente, insieme all'efficienza energetica che ci si aspetta, anche dei servizi di interesse comune.
E infine, io non lo dimentico mai perché lì la CO2 è contabilizzabile in maniera assoluta, il tema ormai caldissimo in Italia, non tanto di quello che si è fatto, ma quello che si dovrebbe fare per la diffusione della banda larga e della banda ultralarga. Non dimentichiamocene perché da un lato è un ottimo strumento di decarbonizzazione, anche se poi, lo sottolineo, porta dietro di sé un certo sviluppo tecnologico, no? E dei data center anche un certo consumo energetico abbastanza significativo, ma non voglio aprire troppi filoni. Andiamo subito a bomba sul tema dell'edilizia residenziale pubblica. Il bando che nascerà e che è legato a un fondo che è stato con un acronimo sintetizzato in un fondo FRIE, FRE, semplicemente Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica, doterà i comuni e soprattutto anche la capacità dei comuni di aggregarsi in queste iniziative di 43 milioni di euro per investimenti naturalmente di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico. Attenzione, non stiamo parlando della sostituzione delle caldaie, stiamo parlando di quelli che la Commissione europea definisce gli interventi cosiddetti di deep renovation o di blue renovation, cioè stiamo dicendo che si deve intervenire sugli edifici in maniera complessiva e trovare il giusto mix di sostenibilità anche dell'investimento, naturalmente, perché nessuno sta chiedendo di rifare l'involucro di tutti gli edifici pubblici spendendo un sacco di soldi e avendo dei tempi di ritorno di circa 2 secoli. No? Si dovrà, attraverso uno strumento canonico, standardizzato e consolidato che è l'audit energetico o diagnosi energetica che dir si voglia, creare naturalmente un'analisi e uno studio degli edifici che riteniamo di priorità per l'intervento, costruire delle ipotesi di intervento, fare un piano di intervento tecnico-economico e quindi poi aderire alla misura che la Regione attiverà. Con la particolarità che questa volta cerchiamo di spingere il più possibile un tema che abbiamo decantato in tutti i convegni della Regione, cioè la promozione delle cosiddette Energy Service Company, nonché ESCO, che adesso viene anche spesso confuso, visto negli ultimi convegni con Expo, quindi dicono favoriremo le Expo e quindi questo diventa adesso un po' problematico. Ma al di là della battuta, perché? Perché vogliamo in maniera concreta anche dar luogo al fatto che soprattutto dalla pubblica amministrazione il cambio di rotta anche nell'approccio alla contrattualistica che gestisce i servizi energetici nel patrimonio pubblico si affermi. Quindi non parliamo più del cosiddetto servizio energia di qualche decreto fa, ma vogliamo indirizzarci in maniera decisa sui cosiddetti energy performance contract, quindi contratti a prestazioni di risultato, con garanzia di risultato e sistema di monitoraggio che poi dimostri che quei risultati di risparmio energetico sono stati ottenuti. Parlo di una cosa che non sta da un'altra parte del sistema solare, perché la provincia di Milano qualche anno fa ha fatto un'iniziativa, secondo me, pilota molto interessante, sia pure con le sue difficoltà di essere un'iniziativa pilota, proprio su queste tematiche. Da lì si sono anche imparate certe cose. Giusto per fare un esempio, grazie all'iniziativa di Milano, la provincia di Bergamo, a cui abbiamo cercato anche di dare una mano insieme alla Regione, a brevissimo siglerà con la Banca Europea per gli Investimenti un piano analogo di investimenti che coinvolgerà 124 comuni in provincia di Bergamo, per circa 54 milioni di investimenti e copierà praticamente la buona esperienza che la provincia di Milano ha condotto. Questo per dire cosa anche? Che ci saranno i bandi, ci saranno le misure, ma una cosa che vorremmo favorire anche attraverso il nostro impegno a supporto del territorio è davvero fare massa critica nell'aggregare la domanda, ma nell'aggregare anche la capacità di fare sostenibilità, al di là di tanti discorsi. Ve lo cito perché è un esempio concreto, imminente, partirà e mi auguro che possa essere replicato sul territorio. Quindi edilizia pubblica con quella caratteristica che vi ho detto. La volontà è dare priorità alle scuole. Sottolineo, Stefano ha fatto una bella presentazione da questo punto di vista. Non bisogna mai eccedere troppo nel parlare e solo di risparmio energetico e di efficienza energetica, perché ha fatto ben capire che quel tema a catena
si porta dietro una serie di altri temi che non sono necessariamente ambientali, ma che hanno a che fare con il benessere, con il comfort e la redistribuzione di queste cose nella nostra società. Quindi bisogna anche, secondo me, un po' arricchire nei nostri dibattiti questi concetti. Non siamo degli estremisti, no, del tema ambientale o energetico, Stefano l'ha ribadito più di una volta. Siamo anche quelli che noi stessi per primi, ma aiutando anche gli altri, nel tempo diventiamo più consapevoli che energia e ambiente sono dei driver, detto come quelli che parlano bene. Sono degli argomenti che trascinano elementi di sostenibilità sociale. Questo è il vero tema. Potremmo dilungarci, Stefano ci aiuterebbe, per esempio, anche sugli impatti che tutto il discorso che Stefano ha fatto ha sui costi sanitari. E in termini di piano di adattamento lì ne avremmo da vendere, perché stiamo parlando di costi che pesano pesantemente, in maniera preponderante sui bilanci della pubblica amministrazione regionale in primis. Vi dicevo, voglio anche darvi qualche pillola sugli altri temi, mobilità elettrica, il tema dell'infrastruttura è sicuramente un tema cruciale. Piuttosto che parlare di auto a idrogeno, come per un po' di tempo si è fatto, di spendere molti soldi in una ricerca che finora non mi pare abbia prodotto dei grandissimi risultati, ci stiamo ponendo come sistema regionale il concetto di ma che cosa davvero manca come prerequisito perché un tema come la mobilità elettrica, che oggi ha numeri realmente risibili, possa davvero decollare. Ci sembra un'iniziativa interessante pensare da lato regionale che possono essere investiti dei soldi, e in questo caso potrebbero essere investiti dai 20 ai 30 milioni di euro, per realizzare una rete a servizio dello sviluppo della mobilità elettrica. Attenzione, quando parlo di questa cosa parlo di una volontà regionale di fare il soggetto che promuove un'infrastruttura di interesse pubblico. Sapete meglio di me che oggi è vero fino in parte nella diffusione delle poche tracce di colonnine di ricarica che si vedono in questa regione. Quindi anche questo è un cambiamento di rotta. Metto l'impegno anche economico a fare un'infrastruttura che ha una finalità pubblica, dove poi evidentemente dovrò ragionare sulla concessione affinché dei servizi di natura privata, naturalmente, a condizioni che naturalmente poi converremo, possono funzionare e favorire la diffusione anche di questo importantissimo vettore. Sulla qualità urbana dell'aria, questo è un tema centrale. L'ha ricordato in coda Stefano, noi dobbiamo guardare il cambiamento climatico, ma soprattutto in Lombardia abbiamo una quotidiana attenzione al fatto che, non so, giusto per fare l'esempio per noi più ovvio, che le biomasse devono essere guardate davvero a 360 gradi nel momento in cui decidiamo di utilizzarle nella nostra regione, perché abbiamo un problema di qualità dell'aria storico che non ci dimentichiamo mai di affrontare. Pubblica illuminazione velocitata saranno le misure più mature, adulte, delle misure già fatte con la vecchia programmazione. Qui do un elemento in più, la regione è ormai prossima, perché abbiamo finito il lavoro tecnico e inizia il lavoro meramente politico, a rivedere la legge sulla pubblica illuminazione, che penso qualcuno di voi conosca, nata nel 2000, è una legge antelittera ma sotto questo profilo, rivedrà questa legge con degli effetti molto importanti. Il primo effetto, che è legato anche al bando che verrà creato, questa è l'impostazione che per ora la Regione sta dando e mi auguro che venga mantenuta, dirà una cosa precisa. Dirà ai comuni che metterà a disposizione dei soldi nel momento in cui quei comuni avranno quantomeno dimostrato nell'atto del bando la proprietà della rete, se non che l'avvenuto avvio di un processo di riscatto della rete, ove quella rete non fosse in quel momento di proprietà dei comuni, ma fosse di proprietà di un altro soggetto. Questo è un elemento non banale, perché i bandi sono lex specialis, quindi i bandi stabiliscono rispetto agli investimenti delle regole precise. Sta dicendo nuovamente sul tema della infrastruttura e del ruolo che gli enti locali hanno rispetto all'infrastruttura una cosa molto precisa. L'altro elemento che varrà nel bandi per la pubblica illuminazione, ma anche sull'edilizia, è quello dell'aggregazione. È evidente che io sto parlando in un comune che ha una certa consistenza, no? E, come dire, che io sappia, ha anche una certa però inclinazione a essere, no, parte di ragionamenti anche più ampi del proprio territorio.
Lo dico perché sulla pubblica illuminazione di certo, ma anche nel caso del bando dell'edilizia, verrà premiata la capacità dei comuni, non tanto di creare un'unione dei comuni o qualcosa di molto complicato per cui ci mettiamo 2 anni solo per farlo, però di essere aggregati e di aggregare i loro progetti, scegliendo, cercheremo di trovare anche la forma più facile per i comuni, più easy per fare questa cosa, aggregare quei progetti sugli edifici piuttosto che sulle reti di pubblica illuminazione in modo da favorire anche una certa economia di scala sull'intervento dei finanziamenti regionali. In questo senso stiamo studiando una progressione più o meno geometrica, no, dell'aiuto in funzione anche della capacità di irrigazione. Chiudo qui il primo giro, poi naturalmente disponibile per gli approfondimenti. Ringraziamo Mauro Prodolis. Avremo poi modo di parlare anche di, magari anche di come cambia il ruolo della regione nel momento in cui non ci sono più le province e in cui invece ci dovrebbe essere la città metropolitana. Adesso andrei invece sui casi concreti. In genere si fa prima una pars destrens e poi una pars constrens. Magari in questo caso, non per essere negativi, ma per la necessità di spiegare prima che cosa è stato fatto, chiederei in questo primo giro magari di spiegare in che cosa è consistito il piano e poi magari in un secondo giro facciamo invece un po' il punto delle criticità che pure ci sono, perché leggo dai documenti che mi hanno girato che dei 2.600 PAES sottoscritti, poi quelli effettivamente validati sono stati 900 e rotti in Italia, quindi c'è una buona parte dei piani che si perde per strada e forse anche i numeri sono forse anche ottimistici. Dunque, chiedo il rispetto dei tempi, nessuno si offenda se metto magari una sveglia, no, non oso prendere la campanella comunale ma metterò una sveglia. Grazie. E do quindi la parola a Ivano Ruffa, assessore ai lavori pubblici, patrimonio ambiente, trasporti e mobilità di Cinisello Balsamo. Sì, grazie anche al Comune di Sesto per l'invito, per l'iniziativa che è sicuramente un primo passo fondamentale per tentare di discutere e affrontare temi come il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. È fondamentale perché noi riteniamo che la comunicazione e l'informazione da questo punto di vista possano essere sicuramente il primo gradino per incentivare il rispetto di questi obiettivi che poi come amministrazioni ci diamo, perché è molto semplice, ne discutevamo anche qualche sera fa col professor Caserini in un'altra iniziativa, per la parte politica firmare e sottoscrivere degli impegni come questi e poi però bisogna lavorare e rimboccarsi le maniche per portarli all'attuazione. I tempi sono stretti, gli obiettivi sono degli obiettivi importanti e come abbiamo già sentito dall'intervento del professore prima, sicuramente nelle prossime conferenze sul clima e negli impegni che la Comunità Europea si prenderà, si andrà sicuramente ancora a delle stringenze da questo punto di vista sulle emissioni. Noi come Comune di Cinisello ci siamo da tempo impegnati sul PAES, da prima abbiamo dagli anni 2000, diciamo, col progetto Agenda 21, ho iniziato a lavorare sulle tematiche dell'ambiente e dell'energia, poi abbiamo aderito nel 2009 al patto dei sindaci e questa come prima conseguenza ha portato poi nel 2011 alla redazione del PAES. Il PAES non deve rimanere semplicemente un documento fermo sulla carta, quindi noi abbiamo intrapreso alcune azioni dal punto di vista comunicativo, abbiamo aderito anche a un bando della provincia per la creazione di un logo che è quello io aderisco al PAES, con cui abbiamo iniziato a pubblicizzare l'adesione e questi strumenti. Abbiamo attivato dei percorsi di formazione e informazione con le scuole per educare, perché partendo dai ragazzi si riesce poi a raggiungere anche le famiglie e sensibilizzare anche quella che è l'utenza privata sul risparmio energetico e delle buone prassi per attivarsi dal punto di vista appunto del risparmio e del rispetto comunque dell'ambiente.
e tramite altre prassi, anche con la nostra società di gestione rifiuti, sul recupero degli oli esausti o su iniziative con anche Legambiente, delle società sul territorio per gruppi di acquisto, eccetera, abbiamo attivato delle politiche che potessero intervenire sul territorio nella sensibilizzazione rispetto a questo. Dal punto di vista invece dell'edilizia pubblica, abbiamo attraverso diverse modalità, come per esempio l'appalto calore, riammodernato gran parte degli impianti termici degli edifici, siamo ricorsi al fotovoltaico, al solare termico in alcuni casi, quindi con l'obiettivo di garantire delle riduzioni delle emissioni e quindi anche poi dei consumi o risparmio sul totale del calore consumato, anche dal punto di vista poi economico sul ritorno nei bilanci delle amministrazioni, che da questo punto di vista sono sicuramente in difficoltà, visto le stringenze che di anno in anno si verificano nel patto di stabilità, e quindi accogliamo con buon segno e siamo disponibili anche nelle sinergie con i comuni vicini, anche con Sesto, ma anche con tutti gli altri comuni attorno del territorio del Nord Milano. C'è sempre stata una politica di collaborazione, quindi accogliamo anche lo spirito della regione di creare queste possibilità di accesso a dei bandi che possano permettere il finanziamento di politiche energetiche. Anche noi sul nostro territorio abbiamo attivato il teleriscaldamento con una società che è SMEC in una parte, un altro lotto del territorio è stato mandato a gara anche per il cambio delle normative, è stato vinto da 2A e comunque diversi condomini di edilizia privata utilizzano il teleriscaldamento come fonte di calore e quindi riducendo anche le emissioni delle singole caldaie. C'è sul territorio l'iniziativa dei controlli controlli termici sulle caldaie che vengono fatte, quindi una campagna anche di verifica e controllo delle emissioni e dei fumi. Su questo e recentemente nel fine febbraio di quest'anno abbiamo approvato il nuovo regolamento energetico comunale con diversi capitoli in collaborazione con Infoenergia, che di cui alcuni risultano obbligatori per le stringenze delle normative, altri facoltativi di incentivazione al risparmio energetico, che però vadano ad incidere poi anche sull'edilizia privata. Per contro pubblicizziamo e iniziamo a presentare delle iniziative in collaborazione anche con associazioni private, perché il rapporto tra pubblico e privato in questo senso è davvero molto importante. Sul nostro territorio solo il 5% degli edifici sono edifici pubblici, quindi anche correggendo e migliorando le emissioni e riducendo quindi le sostanze inquinanti sulla parte pubblica non si riesce ad arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissi, quindi il rapporto col privato è sostanziale, e da questo punto di vista stiamo iniziando a collaborare anche con le associazioni degli amministratori di condominio. In questo caso stiamo stringendo una collaborazione con l'ANACI per attivare delle politiche anche sull'edilizia privata che portino, nel caso di ristrutturazioni private di edifici, a tenere in considerazione quelli che possono essere i miglioramenti dal punto di vista energetico, quindi ricorrere a solare termico, a fotovoltaico, a sistemi in cui anche l'involucro esterno con il cappotto possano permettere una riduzione dei consumi che poi vadano anche a vantaggio delle tasche dei singoli cittadini. Altri percorsi, è stato detto anche prima dall'assessore Montrasio, sono relativi alla mobilità. Noi non a caso abbiamo un assessorato che è il mio, che è a cavallo di tre temi che sono strategici e fondamentali, che sono i lavori pubblici, l'ambiente, l'ecologia e la mobilità e i trasporti, e che a parte la questione relativa proprio all'urbanistica seguono tutto ciò che è connesso anche alle dinamiche di sviluppo e miglioramento dal punto di vista ambientale, nel senso che sulla mobilità e trasporti ci siamo per esempio mossi per
il poco che un'amministrazione pubblica come un comune può fare, ma incentivando la mobilità dei ricorsi ai mezzi pubblici con il mettere a bilancio quasi 100.000 euro per lo sconto sugli abbonamenti annuali di ATM per tutti i cittadini che decidessero di rinnovare e fare un abbonamento annuale. Ogni cittadino riceve dall'amministrazione un rimborso di 120 euro, che su un abbonamento che in media ha un prezzo di 480 euro è una parte abbastanza consistente. Questo con l'auspicio di permettere la riduzione della circolazione dei veicoli e l'utilizzo e il ricorso ai mezzi pubblici. Abbiamo redatto e approvato in giunta anche uno strumento che non è uno strumento obbligatorio, che è il bici plan, che dà una fotografia dello stato di fatto della mobilità ciclabile nella nostra città e prevede la fattibilità e la realizzabilità di infrastrutture ciclabili in collegamento e connessione tra quelle esistenti e quelle che progetteremo di fare per cercare di rendere la città fruibile anche da questo punto di vista, cosa che non è semplicissima in una città densamente abitata e costruita come la nostra, perché sono interventi importanti anche dal punto di vista dei finanziamenti. E per contro quest'anno stiamo partendo, aspettiamo di arrivare entro l'anno prossimo a una definizione di quello che è il piano urbano della mobilità sostenibile, il PUMS, che il Comune di Milano sta avviando in questa fase alla discussione, che quindi ha approvato. Anche noi diciamo, ci stiamo spingendo politicamente alla realizzazione di questo percorso. Sono tutta una serie di iniziative che tendono a raggiungere quello che è l'obiettivo del 2020. Avevamo preparato delle slide, però poi per il problema anche con la lontananza del computer eccole qui, ci sono dei dati, ecco, perfetto, grazie, che vabbè, qui si spiega, se però possiamo andare avanti sul, ecco, quei qui dove vengono poi riportati quelli che sono i dati del monitoraggio sul PAIS che è stato fatto nel 2013, che tiene in considerazione quelle che sono state le riduzioni rispetto alle emissioni che avevamo, insomma, come punto di partenza storico nel 2005, e vedete che la realizzazione è intorno al 38%, 40%, quindi il numero di anni passa in fretta, e poi parleremo probabilmente nel prossimo intervento sulle criticità e le difficoltà di portare in attuazione quelle che sono tutte queste politiche, però l'amministrazione pubblica da sola non può raggiungere quegli obiettivi, c'è bisogno di sinergie diverse tra i comuni, l'appoggio sicuramente della regione e anche iniziative a livello nazionale ed europeo che possano finanziare e supportare scelte che portino alla realizzazione degli obiettivi. Gran parte di questi risultati sono stati raggiunti non solo per i meriti delle iniziative proposte dall'amministrazione comunale, ma anche perché alcune politiche nazionali hanno portato a degli incentivi, come per esempio sul fotovoltaico, sulle ristrutturazioni degli edifici che hanno incentivato i privati ad investire in una riqualificazione dei propri immobili. E quindi è necessario, proprio per la realizzazione di tutto questo, delle sinergie. Il percorso comunque iniziato è positivo, non sono tantissimi i comuni che hanno deciso di investire in questa realizzazione, è sicuramente un percorso in cui noi crediamo. E, ecco, una delle altre cose che dovremmo fare e che ci stiamo avviando a fare è il ragionamento sull'illuminazione pubblica LED e la riqualificazione rispetto alla creazione anche di una smart city, come veniva detto dal responsabile regionale. Abbiamo provveduto nel corso degli anni come settore lavori pubblici all'acquisto di gran parte delle reti sia dell'illuminazione che anche del gas, quindi che sono in gran parte in proprietà comunale, e quindi la direzione è quella, è segnata, ci crediamo e cerchiamo di
di lavorare con, a piccoli passi per la realizzazione di tutti questi obiettivi. Grazie. Allora, grazie all'assessore Ruffa. E, ho apprezzato particolarmente l'intervento, la parte finale in cui si sono date anche un po' di cifre sul, sia sugli investimenti, per esempio nel caso della mobilità, sia sul grado di attuazione. Quindi invito anche nei prossimi interventi a, se ci sono cifre, citarle. Lascio quindi adesso la parola a Lella Bigatti, della ESCO del Sole per il Comune di Cologno Monzese, che ha come consulente redatto il piano e lo sta portando avanti. Vediamo se ce la faccio. Buongiorno a tutti. Sono qui appunto in veste di rappresentante del Comune di Cologno Monzese e vi racconto un po' la nostra esperienza come Comune di Cologno. Il Comune di Cologno ha sottoscritto il patto dei sindaci nel 2012 e ha approvato il proprio piano comprensivo di baseline nel 2013, un pochettino in ritardo rispetto ai tempi previsti di solito dall'ufficio del patto dei sindaci, ma ottenendo una proroga, quindi questo è, diciamo, ammissibile, non è così obbligatorio, nel senso c'è questa possibilità, cioè questo a titolo informativo. L'approvazione poi del piano è avvenuta nell'agosto del 2014. Io partirei da qualche dato, da qualche numero, per capire un pochettino come ci siamo mossi nel individuare le azioni. Come vedete, nella stragrande maggior parte, come in tutti gli altri paesi, in tutti gli altri comuni, diciamo chi fa il settore che è maggiormente energivoro è sicuramente la residenza e poi a seguire la parte del terziario e del produttivo e per ultimo la mobilità. Qui vedete quali sono appunto i consumi divisi per settore e poi per vettore. Come vettore abbiamo l'elettricità che è al primo posto e poi a seguire il gas. Questo è la baseline. La baseline è un momento critico, un momento importante per definire quali saranno le strategie che tu dovrai mettere in campo e devi capire quindi verso dove orientare le tue attività e le tue azioni. Diciamo che già ormai, avendo fatto tutti questi PAES, avendoli già un po' misurati, questi sono i quattro settori dove sappiamo, l'ha detto anche prima il professore, i quattro settori dove noi dobbiamo come dire, individuare le nostre azioni. Come vedete il pubblico ha una fetta molto piccola di responsabilità, è il 2% rispetto a tutto quello che avviene invece nella città. Queste sono le emissioni e per quanto riguarda i consumi più o meno è la stessa cosa. Diciamo che vanno di pari passo, consumi e poi emissioni di CO2 sono praticamente tutti uguali, come dato più o meno. Il comune aveva la possibilità ad esempio di non considerare nelle emissioni l'industria, ma il consiglio comunale in fase di baseline ha deciso assolutamente di tenere all'interno dei propri emissioni anche l'industria, nonostante diciamo che la Comunità Europea consente di escluderla, anche perché è una fetta importante. Quindi queste sono di fatto le emissioni e questi sono gli obiettivi minimi che il Comune di Cologno Monzese dovrebbe raggiungere, almeno il 20%, così si dice. Per cui il suo obiettivo minimo era quello di 39.000 tonnellate di CO2 annue. Questo è già stato fatto, fu fatto appunto una BEI, così definita in inglese, scusate, baseline, e al 2005, è stato preso il 2005 come punto di riferimento, quindi è importante definire qual è l'anno dove, come dire, noi possiamo raccogliere i dati, e questo è il problema più importante per un'amministrazione, quello di raccogliere dei dati pregressi e non a futuro, perché diciamo che le operazioni all'interno di un'amministrazione
così perché evidentemente non era una priorità, non sono così facili da reperire. Sono divisi per settori e qui già, come dire, illustro una sorta di problematica che si viene a creare. Ognuno lavora nel suo settore, deve dare dei servizi, non necessariamente ci sono, come dire, delle interconnessioni e queste saranno poi le criticità che magari poi, come dire, è buono saperlo per correggerle già dall'inizio. Quindi questi sono, diciamo, l'andamento delle emissioni di CO2. Tutto sommato lo vediamo, anche se leggermente, in questo comune cala tra il 2005 e il 2008. Cala perché? Perché c'è una nuova normativa, perché comunque degli interventi di efficientamento si stanno facendo, eccetera. Bene, le azioni che, quindi come vedete, le azioni che questo comune ha individuato sono in quei quattro settori che abbiamo visto prima. Sono 39 azioni, sono divisi in macro argomenti e ogni azione è, come dire, molto approfondita in una scheda tematica, dove vengono individuati che cosa, quali sono le strategie, quali sono le azioni da compiere, quali sono le emissioni di CO2 che verranno appunto diminuite attraverso questa azione e poi soprattutto vengono individuati i costi di questa azione, che è un fattore molto importante. Questo comune prevede quindi 39 azioni, ma possiamo dire che sono in itinere, queste azioni sono quelle che consentiranno di raggiungere questo obiettivo che si è dato il comune di Cologno si è dato come obiettivo quello di raggiungere con queste azioni il meno 20,6%, qualche percentualina in più si è arrivati ad ottenere, però è chiaro che è molto importante che il monitoraggio non sia solamente un atto formale e obbligatorio perché lo richiede questo, come dire, la sottoscrizione di questo impegno, ma deve essere una costante che il Comune si dà, nel senso che è assolutamente importante capire dove sto andando, se le azioni che sto implementando saranno sufficienti, mi permetteranno di raggiungere questi obiettivi o dovrò, come dire, ricalibrare le mie azioni, implementarne di nuove, trovarne altre. Con le azioni individuate, diciamo che la percentuale, la cosa che con questa slide vorrei farvi notare, che a parte i settori che abbiamo già citato prima, dove appunto si concentrano le azioni, sono importanti le percentuali, i pesi, cioè di questo 26% che raggiungeremo, quali sono, a parte in termini assoluti e numerici, ma le percentuali di impegno che graveranno su questi settori. Vi farei osservare quindi come l'impegno di questo comune è particolarmente importante, è la fetta rosa, cioè questo comune in prima persona ha deciso, nonostante il suo impegno è, come dire, rispetto a un globale di emissioni del 2%, però il suo impegno in questo caso rispetto alle emissioni da diminuire è del 50%, quindi vuole con questo grafico già si capisce qual è l'intenzione del comune, si vuole mettere in prima fila come esempio affinché i cittadini poi possano impegnarsi successivamente. Questo è un fattore importante, rispetto anche agli stakeholder, al coinvolgimento loro in queste azioni. Gli altri settori sono quelli che vi dicevo prima, naturalmente la residenziale al 39% come impegno, rispetto alla torta, delle percentuali è il 24%, i trasporti il 26%, il terziario il 16%, la pubblica illuminazione è importante un 10% e il produttivo il 12%. Che cosa è stato fatto? Quindi di queste azioni, di queste 39 azioni, allora è stato approvato, come dicevo, nel 2013, già al 2014 questo comune sta tenendo sotto controllo che cosa sta avvenendo,
Diciamo che rispetto a un 100%, che è l'obiettivo che dicevo prima di 40.000 tonnellate, diciamo che ha già realizzato un 21%. Stiamo già in fase di raccolta dati per il monitoraggio che avverrà alla fine di quest'anno, del 2015, allo scadere quindi dei 2 anni, e queste sono le percentuali e i pesi, diciamo, dei vari settori rispetto alle azioni che andranno compiute. Facciamo ancora un focus del quali sono state le azioni messe in campo dal Comune, molto, molto puntuali, diciamo. Diciamo che le abbiamo un po' suddivise tra che cosa sta facendo il pubblico, visto che si è assunto questo impegno, che è un impegno politico, economico, forse ha una qualche difficoltà come tutti i comuni, e l'altra parte è l'impegno del pubblico. Che cosa può fare il pubblico, ma anche in questo caso questo comune si è posto con questo tipo di atteggiamento. Io, pubblico, come posso, come dire, appoggiare, incentivare la promozione di azioni in questa direzione? Perché non è dato niente per scontato. Noi abbiamo esperienze di tanti tavoli di lavoro che sì, sono un pur parler, però effettivamente poi azioni efficaci magari sono un pochettino più difficili. Che cosa è stato fatto da un punto di vista dell'amministrazione pubblica? Beh, prima di tutto abbiamo deciso che devono esserci pronti gli strumenti, come dire, cogenti nell'amministrazione, tra virgolette obbligatori, perché senza obbligo, se non c'è l'incentivo, sarà un pochettino complicato. Allora, se quello è l'obiettivo e quelle sono le emissioni, abbiamo anche fatto un'analisi di quali saranno le espansioni future. Questo è un dettaglio molto importante da tenere in considerazione. Cioè, a bocce ferme, io faccio una foto al 2005, queste sono le mie emissioni, ma il territorio non starà fermo. Nel tempo abbiamo un PGT che ci consentirà di edificare ancora, nonostante la normativa regionale, nazionale, ci farà costruire meglio, quindi con meno emissioni, con quindi edifici più, come dire, che metteranno meno, saranno meno inquinanti, saranno più performanti, saranno coibentati finché volete, però se io nel mio territorio prevedo una grande espansione di superfici, bene, è chiaro che non sarà lo stesso dato. Anche se prevedo un 20% di diminuzione, devo prevedere anche le espansioni. Allora, la prima azione che è stata fatta è all'interno del PGT. Questa amministrazione ha inserito nel proprio PGT una regola che dice tutto il nuovo costruito, in tutte le aree di espansione, tu mi dovrai costruire in classe A, che non è quello che mi dice la norma regionale, perché mi dà la norma regionale mi dice che più o meno posso costruire, diciamo, intorno alla classe E, C, a seconda appunto del territorio, eccetera. Ok. Quindi da lì siamo partiti, PGT, norma, ed ora, e siamo a una questione di ore, perché diciamo che è in fase ancora di discussione nelle varie sedi istituzionali, come le aree consiliari, eccetera, eccetera, il regolamento edilizio è pronto. È pronto l'allegato energetico e sono pronte anche le schede per acquisire i dati relativi al io, privato cittadino, presento una pratica, questa pratica realizzerò degli interventi di efficienza energetica. Questo dato è importante per l'amministrazione ai fini poi appunto del monitoraggio puntuale e non statistico di quelli che sono appunto gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul proprio territorio. Per cui diciamo che abbiamo a questo punto messo predisposto i vari strumenti affinché, come dire, l'amministrazione sia coperta da questo punto di vista, da una parte regole ma anche feedback rispetto a quello che effettivamente viene realizzato e quello che quindi io dovrò rendicontare nel mio monitoraggio nelle azioni che questo
in questo comune sono state realizzate. Quindi, dicevo, gli strumenti, interventi hard, cioè interventi sulle scuole, sono state sostituite quasi tutti i serramenti delle proprie scuole. Si sta incominciando ora a realizzare degli interventi sulle coperture, che non è tanto oneroso ma porta ottimi benefici. È stato realizzato un edificio in classe a più, sono stati come dire, monitorati i finanziamenti in essere, i finanziamenti che ci sono in questi ultimi periodi. Abbiamo fatto dei momenti formativi anche all'interno dell'amministrazione, perché questo è davvero un problema importante da risolvere con la formazione. Fondamentalmente abbiamo partecipato appunto con i vari tecnici ai vari incontri che ha realizzato l'ufficio del patto dei sindaci attraverso il webinar su quali sono i finanziamenti, come facciamo ad accedere, come facciamo a metterci in rete, eccetera, e ci siamo messi poi in pista per ottenere un finanziamento per la realizzazione di una scuola nuova. La materna è già realizzata e questa invece, siamo in questo momento nella fase progettuale, che si è ottenuto un finanziamento grazie, diciamo, a questi nuovi finanziamenti messi in essere da quando è arrivato il governo Renzi. Poi c'è tutta una parte che è un po' di contrattualistica che stiamo rivedendo, come appunto ben si citava prima. Stiamo rivedendo il contratto di gestione calore che c'era, a questo punto lo stiamo rimodulando con un contratto EPC, già citato prima da chi mi ha preceduto, e a fronte di diagnosi che sono state già realizzate. Allora, questo comune ha già realizzato le diagnosi su tutto il proprio patrimonio, ha individuato quali sono gli interventi che deve realizzare ed ora è pronto per, e ha già scritto e ha già redatto una prima bozza di un bando per dare la gestione calore a appunto una società che farà anche da ESCO, cioè si occuperà di realizzare degli interventi sul proprio patrimonio a fronte appunto di un contratto calore che sarà della durata, adesso si sta vedendo di quanti anni. Sta rivedendo, siamo alle firme, non so a questo punto a che punto siamo, con il contratto per l'illuminazione pubblica, con Enel Sole e con il riscatto nel tempo dei pali, già ne sono stati acquisiti parecchi, l'obiettivo è di acquisirli tutti, dopo che hanno realizzato degli interventi appunto di sostituzione delle lampade, dei corpi illuminanti, eccetera. E l'amministrazione ha già realizzato per alcune vie la sostituzione delle lampade con quelle a LED. Ha sottoscritto una convenzione con E.ON per la fornitura elettrica, ha già allacciato, che quindi E.ON come dire, fornisce elettrica da fonti rinnovabili, e ha già allacciato 22 scuole ad oggi. L'obiettivo all'interno di una di queste schede del piano d'azione è quello di allacciare tutto quanto il proprio patrimonio, perché effettivamente con questa azione si abbattono molto sia i consumi che le emissioni, ovvio, no? Hanno realizzato una carinissima bicistazione, proprio esiste, è interessante, non sappiamo bene ancora quanto è il suo uso, eccetera, ma avremo, credo, poi dopo dei feedback, è abbastanza recente. Si stanno realizzando delle piste ciclabili, ma soprattutto una cosa molto importante, il Comune sta facendo tutto un lavoro di formazione interna e di accompagnamento con tutti gli uffici, eccetera, proprio per riuscire a lavorare in modo, come dire, organico tra uffici che di solito non sono abituati a lavorare tra di loro, e quella forse è la criticità più grande.
La invito, dottoressa, alle conclusioni. Sono molto indietro, perfetto. Bene. Queste altre che vedete in giallino sono altre azioni. Il tema della raccolta dei dati sull'edilizia pubblica è un problema. È un problema perché, come dire, ad esempio, un ufficio sa quanto consumano il proprio patrimonio e un altro sa quanto costa. I due non dialogano e qui abbiamo un problema. Come faccio a sapere degli interventi che ho realizzato e che ho fatto effettivamente se funzionano, se vanno bene, se devo migliorare qualcosa? Allora, che cosa stiamo implementando? Lo stiamo implementando in questi giorni, è quello di generare il catasto energetico del proprio patrimonio. In questo catasto dovrebbero convergere tutte le informazioni sull'edificio, involucro, impianti, interventi realizzati, costi, manutenzione, gestione e tutti gli interventi fatti. Stiamo implementando questo, avverrà credo a breve. Nuovo contratto di gestione calore, ve ne ho parlato, interventi di riqualificazione verranno, c'è una proposta sul tema della mobilità sostenibile, che è una proposta car sharing fatta peraltro con il comune di Sesto, e qui ovviamente sottolineo il tema di lavorare in rete. Questi comuni del Nord Milano sono abituati ormai dagli anni 2000 a lavorare insieme, quindi sarebbe auspicabile. Bene, e qui io a questo punto sul settore privato vado verso le conclusioni. Sul settore privato, ovviamente, il settore privato, oltre a dare buon esempio, devi coinvolgerli. Quindi noi abbiamo una serie di obiettivi che sono lavorare con gli stakeholder divisi per settore, per interessi che vanno dai condomini alle reti, piuttosto che stilare degli accordi o dei protocolli di intenti per settori che sono affini. Più o meno tutto quanto verte intorno a comunicazione e coinvolgimento. Sportello energia, io andrei sul che cosa è stato fatto a questo punto. Quelle erano le previsioni, quello che è stato fatto è quello che vedete qui. C'è uno sportello energia tuttora funzionante, arrivano i cittadini per chiedere informazioni puntuali su che cosa devo fare, dove posso trovare i finanziamenti, dammi una mano a trovare i finanziamenti, sono obbligato o no a fare questa cosa, c'è la norma, non c'è la norma. Stiamo a questo punto, ormai è da un mesetto che è partito, ci siamo già incontrati con vari cittadini, chiedono varie cose. Secondo me faremo tesoro anche delle richieste che arrivano da parte dei cittadini. Ce ne sono molte altre, abbiamo inoltrato il questionario cittadini, c'è stato un feedback secondo me molto interessante che dobbiamo analizzare. Ci sono appunto delle schede approfondite molto tecniche su che cosa appunto ogni cittadino possa fare. C'è un portale dedicato con delle pagine dedicate, c'è tutta la parte relativa alla formazione nelle scuole che la mia collega qua, però non avremo tempo, forse poi nella discussione possiamo parlare, che si sta facendo, che appunto c'è una mostra che si chiama Sapere Energia, cioè sono stati fatti puntuali incontri mirati nelle scuole e lei personalmente è andata a tenere proprio sul tema energetico, sui cambiamenti climatici, su che cosa possiamo fare, non solamente sulle tre aree che dicevamo prima, ma molte altre, anche il rifiuto può diventare interconnesso con tutto questo. Bene, io andrei verso le criticità, le vediamo al secondo giro. E mi fermerei qua. D'accordo, grazie. Sì, c'è necessità di accelerare perché mi fanno notare che bisognerà chiudere verso le 13. Allora, passerei a Eleonora Biesel, che rappresenta invece le banche, in particolare la BCC di Sesto San Giovanni. Mi diceva prima, parlando, che c'è un piano di finanziamento specifico, un plafond, proprio per questo tipo di interventi. Ci può parlare più nello specifico di questo? Ma
come banca del territorio certamente migliorare e risparmiare e sostenere la qualificazione energetica, il tema del risparmio, del migliorare il territorio è sempre stato un tema che ci ha coinvolto. Certamente come sistema bancario in generale, per l'esperienza che abbiamo maturato noi, finché risparmio energetico coincideva col finanziare il fotovoltaico piuttosto che le energie rinnovabili, in fondo era abbastanza semplice. C'era un investimento, c'era un ritorno economico certo, un po' drogato magari dagli incentivi, ma che tutto sommato rappresentava un'operazione sicura e semplice, per cui per alcuni anni il sistema e anche la nostra banca ha favorito questo tipo di investimenti. Ora, negli ultimi due anni invece il tema della riqualificazione energetica ci richiede sicuramente per la sua complessità un maggiore impegno. Noi abbiamo sviluppato questa sensibilità che ormai ci vede presenti con dei prodotti dedicati da un paio d'anni per il rapporto che abbiamo con le imprese che effettuano le opere di riqualificazione energetica, che sono imprese spesso appartenenti alla filiera dell'edilizia e che vedono nel piano di riqualificazione certamente un'occasione di ripresa economica in questi ultimi anni di grave crisi del settore. Abbiamo sviluppato questa sensibilità attraverso il rapporto personale con gli amministratori di condominio. Numerosi sono tra i nostri clienti e che ci hanno raccontato in questi anni delle difficoltà legate a un loro ricambio generazionale e di ruolo, perché sicuramente il ruolo dell'amministratore di condominio negli ultimi anni è cambiato, è diventato più complesso, il condominio è ormai quasi più assimilabile ad un'impresa. E quindi all'opera di convincimento e di sensibilizzazione che insieme all'amministrazione pubblica stanno facendo in questi anni sulla necessità di riqualificare il patrimonio degli edifici privati, che poi rappresenta il patrimonio principale, ce l'hanno già detto, su cui lavorare per fare efficienza e risparmio energetico. Il patrimonio pubblico è vero, è una componente, ma probabilmente quello privato è prevalente in città così abitate, densamente abitate come possono essere Sesto, Cinisello e Cologno Monzese. E poi aver maturato esperienze positive con le nostre imprese del territorio che hanno investito in innovazione tecnologica rispetto ai propri processi produttivi e che hanno ottenuto nel contempo risparmio energetico, perché spesso fare risparmio vuol dire innovare tecnologicamente i propri processi. Quali sono le criticità che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato nell'erogare denaro? Intanto abbiamo partecipato anche a convegni del Comune di Milano, dove al di là delle notizie tecniche e delle buone intenzioni del pubblico, la parte della finanza rimane un elemento fondamentale, perché se il condominio vuole eseguire un'opera di efficientamento ma non ha le disponibilità da parte di tutti, se non c'è un intervento da parte di un operatore della finanza o di fondi pubblici che oggi non esistono per i condomini, chiaramente l'opera non è realizzabile e quindi tutta questa buona intenzione di rinnovare anche in tempi rapidi il patrimonio immobiliare di una città viene ostacolata fin da subito dalla mancanza di un sostegno finanziario. Quindi le criticità stanno nel tema dei finanziamenti ai condomini, nella normativa, nel principio della solidarietà tra i condomini e nel tema della morosità, perché all'interno di un condominio c'è sempre un 5, 10, 15% di situazioni di morosità che non sempre gli altri condomini o la banca stessa vuole affrontare o vuole farsi carico. Un altro tema importante sulla riqualificazione che a volte rallenta le attività di finanziamento è l'individuazione dei flussi che poi vengono messi al servizio del rimborso del finanziamento. Il fotovoltaico generava dei contributi da parte del gestore e quindi arrivavano soldi veri, la banca blindava questi soldi e con quelli rientrava delle rate del finanziamento, facile. Riqualificare e risparmiare vuol dire non produrre ricavi il più delle volte, ma avere minori costi, quindi un beneficio
dal punto di vista del risparmio dei singoli cittadini o dell'impresa che attua questi investimenti, quindi un impatto sul conto economico e quindi sui flussi finanziari in termini di risparmio da calcolare e da valutare bene, e poi un risparmio fiscale che comunque ancora oggi sta muovendo soprattutto molti privati cittadini nell'effettuare determinate opere di ristrutturazione e di riqualificazione, che comunque rappresenta un buon volano anche da un punto di vista finanziario. Quindi un piano economico-finanziario rispetto alle opere di investimento e una garanzia del rendimento delle opere rappresentano elementi fondamentali per chi finanzia. Perché tu, impresa, mi dici che il condominio risparmierà il 10% di energia, io su quel 10% faccio conto per rientrare nel mio finanziamento. Ci deve essere una certa garanzia rispetto a quella capacità poi a fine opera di generare questo risparmio. Quindi il tema anche della garanzia della prestazione. Un'altra criticità sono i tagli di intervento in condomini o supercondomini come a Sesto San Giovanni, a Cinisello, piuttosto che a Cologno. I tagli di intervento di opere di efficientamento, soprattutto quando c'è un cappotto, sono importanti. Parliamo anche di opere da superiori ai 2 milioni di euro. I finanziamenti di cui appunto avete visto scorrere queste slide sono finanziamenti chirografari, perché non possiamo prendere garanzie ipotecarie. E quindi anche il taglio di questi finanziamenti, che oggi non è possibile garantire, rappresenta un ostacolo. Stiamo attraverso una rete di impresa che conosciamo da anni, attraverso anche il Comune di Milano e a tutti i tavoli, anche con la Regione Lombardia, sensibilizzando anche le istituzioni pubbliche affinché si possa mettere a disposizione più che denaro nella parte dei privati, perché le banche di denaro oggi ne hanno veramente tanto da investire, quindi non è un problema di mancanza di liquidità, ma di forme di garanzia, penso al medio credito centrale, forme di garanzia che in qualche modo mitighino l'intervento chirografo, quindi senza garanzie, delle banche rispetto a questi investimenti da parte dei privati, perché il tema è proprio quello dei privati e soprattutto delle famiglie e dei condomini. Quindi se ci fossero forme di garanzia che vadano semplicemente a coprire il grado di morosità, perché è quello il rischio di cui stiamo parlando, secondo me si potrebbe incentivare e fare una leva importante e convincere anche con queste forme di garanzia, oltre che le banche, che gli stessi condomini, stando nell'ambito del condominio, che se succede qualcosa, che qualcuno non paga, ci sono delle garanzie che si possono attivare. Quindi denaro ce n'è, fondi ce ne sono per le imprese che investono in innovazioni tecnologiche con risparmio energetico, ci sono anche degli strumenti da parte di Finlombarda attivabili e con cui noi lavoriamo e siamo convenzionati, quindi per questo gli strumenti ci sono. Per la parte dell'intervento dell'ente pubblico ci sono le partnership pubblico-private che recentemente hanno ricompreso anche gli interventi di riqualificazione e che vedono una collaborazione comprensiva anche del sostegno finanziario rispetto ad alcuni interventi. Su questo noi interveniamo non direttamente ma tramite ICREA Banca Impresa, che è la nostra holding di secondo livello. Quindi la possibilità di finanziare c'è, questo plafond è un segno concreto, insomma, che fin da domani questi interventi presso la nostra banca sono finanziabili. Ecco, io mi taccio. Grazie. Ecco, invece adesso sentiamo le imprese. Vorrei un po' capire da Massimo Di Domenico, responsabile dell'unità energia di Assolombarda, come vengono visti questi piani? Come dei costi, come degli appesantimenti burocratici, come delle opportunità invece di risparmio, come opportunità per le imprese del settore? Ci può dare il vostro punto di vista? Beh sì, ringrazio l'amministrazione comunale per avermi invitato. È chiaro che io sono rappresentante di Assolombarda, come sapete Assolombarda ha associate oltre 4.800 imprese, in tutti i settori merceologici di attività, ed è una delle associazioni territoriali più grandi, più grosse di Confindustria. Sul tema specifico della sostenibilità,
È chiaro che la posizione di un'associazione industriale è quella di ovviamente andare ad analizzare quelle che possono essere le opportunità che le imprese ottengono da percorsi che oramai sono vincolanti a livello europeo in modo particolare. È stato citato all'inizio dal professore del Politecnico Caserini l'importanza, l'impatto che ha avuto sostanzialmente il pacchetto clima energia su quelle che sono state poi le politiche nazionali. È chiaro che l'industria di fronte a queste leggi, a questi sostanzialmente processi di sviluppo, guarda sempre anche con molta attenzione per evitare che sostanzialmente questi percorsi non determinino sulle imprese dei costi eccessivi e che vadano sostanzialmente a limitare la competitività delle imprese rispetto ad altri partner europei. Questo è un primo elemento da cui è importante partire. È chiaro che, detto questo, l'impresa sostanzialmente vede da determinati processi di sviluppo l'opportunità di sostanzialmente fare business e quindi di essere in grado di adattarsi a quelle che sono le esigenze nel mondo in cui le imprese stesse vivono per cercare sostanzialmente di adattarsi e di appunto sfruttare le opportunità per come si diceva prima, per sviluppo economico, per nuovi posti di lavoro e poi anche per sostanzialmente sviluppare beni e servizi che possono essere all'avanguardia, possono essere competitivi e che possano determinare un elemento sostanzialmente di differenziazione rispetto ad altri paesi europei. Quindi come vede l'industria, per esempio, il fatto che un comune come Sesto San Giovanni presenti un piano di azione di energia sostenibile? Ovviamente lo vede in modo molto positivo. Con l'amministrazione di Sesto San Giovanni sono diversi gli anni che ci vedono coinvolti e diverse riflessioni sul ruolo dell'impresa a livello locale sono state portate avanti. Il piano di azione, come diceva anche il dottor Brolis, non deve però essere un piano dove sostanzialmente mettiamo dentro di tutto di più. Quindi delle azioni che poi in un certo qual senso sono disattese, proprio perché sono un po' campate per aria, parliamoci chiaro. Noi come associazione industriale abbiamo ricevuto da parte delle amministrazioni comunali diversi PAES, io personalmente ho avuto modo di analizzarne alcuni e onestamente, francamente, sono tutte buone azioni scritte però su documenti che poi non vedranno mai la loro implementazione. Detto questo, qual è il ruolo per esempio di Assolombarda in materia di efficienza energetica? Noi abbiamo molto a cuore il tema dell'efficienza energetica, più che fare particolare riferimento a quello che è lo sviluppo delle fonti rinnovabili. L'industriale è abbastanza arrabbiato per quanto concerne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, anche perché nel nostro paese tutto ciò ha determinato un incremento notevole della bolletta energetica che le stesse imprese devono pagare, che quindi vanno a minare la competitività anche a livello internazionale. L'efficienza energetica in effetti mette un po' d'accordo tutti, mette d'accordo sia i grossi produttori e fornitori di energia elettrica e gas, anche perché molti di questi operatori si stanno appunto convertendo al tema dell'efficienza energetica e quindi dei servizi che possono essere dati alle imprese e ai cittadini in materia di efficientamento energetico, e al contempo mette d'accordo sostanzialmente tutta quella filiera industriale di imprese che offrono nel mercato appunto beni e servizi per l'efficienza. Noi come Assolombarda in particolare promuoviamo tra le imprese la possibilità di fare delle diagnosi energetiche. Vi devo confessare che è molto complicato. Al di là di quelli che sono gli obblighi normativi, perché come sapete l'Italia ha recepito la direttiva europea sull'efficientamento energetico, che ha tanti aspetti, in particolare interventi sul patrimonio pubblico, come è stato detto questa mattina, ma anche introduce alcuni vincoli per le grosse imprese, per le imprese energivore, che devono in un certo qual senso andare a misurare quelli che sono i propri consumi e in un certo qual senso introdurre azioni di efficientamento energetico.
Ecco, su questo fronte devo dire facciamo molta fatica, perché diverse sono le barriere, le cosiddette barriere all'efficientamento energetico. Abbiamo un problema di tipo culturale, una barriera di tipo culturale. Tenete conto che Asso Lombardo ha 4.800 imprese, l'80% di queste sono piccole e medie imprese. Dire, andare a parlare con l'imprenditore, dire che l'efficientamento energetico può essere appunto un beneficio per l'impresa stessa, a volte è molto complicato, anche perché poi l'imprenditore, che ha tante cose per la testa, relega appunto il tema dell'energia, del consumo delle risorse naturali, l'impatto che può avere sull'ambiente, in secondo piano rispetto alla esigenza sacrosanta di questi ultimi anni di galleggiare, di portare a casa sostanzialmente un bilancio che possa essere soddisfacente, che quindi consenta all'impresa di sopravvivere negli anni a venire. Abbiamo quindi un problema di tipo culturale che noi come associazione cerchiamo di abbattere, di ridurre il più possibile tramite informazioni, coinvolgimento delle imprese, possibilità di fare cosiddetti audit gratuiti alle imprese stesse. Abbiamo un problema anche di tipo finanziario, l'intervento precedente molto interessante, ma ovviamente il problema dell'accesso al credito è ancora cogente per le imprese. È vero che vi è liquidità, però è anche vero che le imprese a volte per ottenere finanziamenti devono tribolare non poco, e anche su questo Asso Lombarda ha sostanzialmente costituito un tavolo di lavoro con i principali istituti di credito proprio per andare incontro alle esigenze delle imprese. Abbiamo un problema di tipo normativo, per esempio di qualche giorno fa il recepimento della direttiva nel decreto legislativo 102 è stato in un certo qual senso bacchettato dalla Commissione europea, perché pare vi siano delle incongruenze rispetto alle esigenze richieste dalla direttiva stessa. Vi è un problema, una barriera di tipo tecnologico, cioè in un certo qual senso portare a conoscenza anche del mondo imprenditoriale quelle che possono essere delle soluzioni tecnologiche che consentono sì di fare dei risparmi energetici, ma noi non ci fermiamo al risparmio energetico, noi dobbiamo fare un passo successivo, che è quello relativo al passaggio all'efficientamento energetico, vale a dire aumentare sostanzialmente quello che è il comfort, il benessere collettivo, facendo investimenti e consentendo sostanzialmente un processo di sviluppo economico appunto alle imprese, aumentare il numero dei lavoratori e in un certo qual senso instradare anche il nostro paese sul percorso della sostenibilità. Ecco, direi che questo può essere per il momento tutto, quindi riteniamo molto importante il percorso che il Comune sta facendo in questa direzione. È vero anche che il Comune di Sesto comunque ha un vantaggio rispetto ad altre situazioni, l'assessore Montrasio ci ricordava il teleriscaldamento dell'80%, interventi sull'illuminazione pubblica, sono già comunque, il vostro territorio è in un certo qual senso avvantaggiato rispetto invece ad altre situazioni e ad altri comuni che non partono da questo sostanzialmente interessante partenza, insomma. Dunque, grazie al dottor Di Domenico. A questo punto, visto che mi hanno fatto notare che proviamo ad anticipare la chiusura alle 13, probabilmente prima del secondo giro, secondo me è opportuno raccogliere anche qualche domanda dal pubblico, visto che il coinvolgimento è stato citato più volte come un elemento essenziale nella predisposizione di questi piani. E volevo quindi capire se da parte vostra ci sono delle curiosità, delle domande che volete porre. Prego. Raccogliamo magari qualche altra domanda, poi andiamo con le risposte. Ah, è arrivato anche il microfono, se ci sono altre domande. Prego, il signore. Mi chiamo Ponzo, sono dei Lions di Sesto San Giovanni. Mi sono occupato negli ultimi anni di formazione di giovani.
sia indirizzando dei ricercatori universitari a costruire un percorso con aziende e con progetti innovativi e con la creazione di micro aziende in start-up, sia anche presso i giovani diplomati per influenzare la loro capacità di comprensione del mondo del lavoro, indicando quali sono le professioni attuali che più possono aiutarli. In particolare, ritengo che questo progetto del piano di energia sostenibile possa essere utilizzato per indirizzare i giovani verso un piano di formazione delle attività artigianali che certamente sono necessarie per ottenere una quantità di professionisti di livello intermedio che possono poi sostenere nel tempo questi progetti che riguardano l'edilizia, che riguardano le reti, che riguardano la trasmissione dei dati, eccetera. Quindi chiedo che all'interno di questo piano di azione di energia sostenibile ci sia un tavolo di lavoro sulla formazione professionale indirizzata alle attività artigianali che spesso mancano e che tuttavia hanno caratteristiche di autonomia professionale e di creatività che non si trovano certamente nelle attività impiegatizie. Grazie. Grazie. Prendiamo magari l'ultima se c'è e andiamo con le risposte. Purché sia breve, grazie. Niente, sono un cittadino di Sesto San Giovanni, nativo qua a Sesto San Giovanni. Il problema della sostenibilità ce l'ho molto a cuore, anche perché la sostenibilità energetica in queste città, in un momento economico così difficile, dal mio punto di vista, sia come tassazione, che abbiamo raggiunto il 40-60%, e la politica assai delicata del lavoro che manca ai giovani soprattutto, è precario, per cui e anche per i meno giovani. Si può fare molto di più a Sesto San Giovanni per quanto riguarda chi ci rappresenta, in pratica per quanto riguarda il lavoro soprattutto. Io credo nella collaborazione di tutti i soggetti attivi qui presenti, che ci rappresentano, dai politici, imprenditori, finanziatori, regione e Stato. In che modo? Domandate voi. L'energia sostenibile, energia verde, abbiamo tre fronti da affrontare. Produzione energetica sostenibile, uso razionale dell'energia e impatto ambientale. La produzione energetica sostenibile, quali energie rinnovabili e fonti gratuite per la loro natura inesauribile, ad esempio idroelettrica solare che comprende fotovoltaico e termico, eolico, moto ondoso, geotermica, mareomotrice ed altre fasi di studio come per esempio lo specchio satellitare che stanno studiando attualmente i nostri scientifici, tecnici e in fase di studio. La modalità di produzione preferite secondo me non sono la microgenerazione, ma secondo me invece è la cogenerazione, cioè in piccole grandi zone produttive e non grossi centri centralizzati in cui si sviluppa questa scienza. L'uso razionale dell'energia. Sul suo fronte di intervento sono moltissime le possibilità, dai cascami termici come il teleriscaldamento che già a Sesto funziona con possibilità di maggiore efficienza termica, chiediamo. Così pure le lampade illuminanti sulle vie cittadine in cui si dovrà affrontare o forse sono già state affrontate. Ma soprattutto un intervento di risparmio energetico dell'isolamento termico dove si può logicamente agevolare e dare lavoro. Sulle abitazioni del territorio, riduzione e efficienza sui trasporti, con indagine statistica sulle modalità e risparmio sui numero dei mezzi collocati e la sua grandezza, perché
e i pullman viaggiano con misure abbastanza difficoltose per la mobilità a sesto, per cui ridurre anche rispetto al numero dei consumatori logicamente aiuta anche questo a risolvere determinati problemi per quanto riguarda la mobilità. Per cui per l'esempio banale, per esempio si può utilizzare, è un esempio banale, è forse una provocazione, nel cimitero abbiamo i lumini, perché non si può utilizzare il fotovoltaico? Questa è una domanda che possiamo porre anche ai nostri tecnici. Per cui poi sui condomini, le ditte private con progettazione e agevolazione per sostenere l'applicazione del fotovoltaico a larga scala, posti a direzione sud. Noi abbiamo, per nostra fortuna, a Sesto un'insolazione che è del 1200 e non di 1000 come c'è in Germania, per cui siamo agevolati in questo senso. E poi a livello italiano abbiamo raggiunto 18.000 giga kilowattore attualmente in Italia, e per cui è abbastanza, però non basta, bisogna cercare di incrementare il fotovoltaico a livello nazionale. Sul fronte ambientale e del suo impatto invece le necessità sono le riduzioni delle emissioni principali di sostanze nocive frutto dei tradizionali utilizzi dei combustibili fossili di origine organica, quale petrolio, derivati, gas, carbone, eccetera, che hanno moltiplicato sia dal punto di vista dell'inquinamento e l'utilizzo dell'energia. Ho quasi finito. Riduzione degli inquinanti dell'atmosfera, idrosfera, a causa delle sostanze sono state riservate illegalmente nelle falde acquifere, torrenti, fiumi, laghi, mari. Recentemente le politiche ambientali pubbliche negli stati europei e mondiali col protocollo di Kyoto hanno dovuto riconsiderare l'energia verde nel suo settore, da cui investire sia per lo sviluppo tecnologico che occupazionale, vera opportunità economica di scelta politica mondiale. La legge europea stabilisce che entro il 2020 gli inceneritori di rifiuti e i termovalorizzatori devono essere spenti. A Sesto bisognerebbe spegnerli molto prima, anche perché se è possibile, però con l'impegno di raccolta generalizzata differenziata porta a porta, almeno raggiungere il 90% dei rifiuti. Deposito, compostaggio, riciclaggio e trasformazione e vendita ai privati dei prodotti agglomerati e logicamente stampati ed utilizzati nelle strutture pubbliche organizzate con consorzi intercomunali. Chiedo scusa, mi fanno notare che poi ci sono dei tavoli tecnici, perché sono tutte proposte molto puntuali. È un cittadino che parla poche volte a Sesto, il cittadino, è giusto che venga ascoltato. Questo impegno e sforzo tecnologico e scientifico deve interessare tutte le forze politiche della città, senza interessi di scopi elettorali, investendo altri comuni limitrofi con l'istituzione di un'azienda consultile pubblica, nell'interesse economico e ambientale di tutti i cittadini. Esempi, quei pochi già esistenti in Italia funzionanti nella sostenibilità, reggono nella sua gestione, anche con la collaborazione della cittadinanza e dell'impegno responsabile anche del Comune e della Regione per la raccolta porta a porta dei rifiuti da riciclare. Questo permette di abbassare i costi delle tasse sui rifiuti per i cittadini, dai ricavi materiali agglomerati e fonti finiti e posti in vendita. Per esempio l'esempio Treviso, Vedelago, dottoressa Poli, se avete l'occasione di entrare in YouTube, vi dà tutta la spiegazione di quello che può essere il riciclo, il compostaggio e l'uso a livello privato dei prodotti fatti dalle aziende anche a livello stellare. Parlare di energia sostenibile vuol dire confermare le tecnologie rinnovabili di prima e seconda generazione, e sono entrati nei mercati. La terza generazione dipende dagli impegni e progetti a lungo termine in ricerca e sviluppo, dove i comuni e la regione del settore pubblico e privato hanno un ruolo importante da svolgere per il superamento di questa crisi economica e di etica professionale e di onestà della gestione delle risorse economiche del pubblico e privato. La definizione di energia sostenibile
è unita da due fattori importanti: l'approvvigionamento energetico, tra necessità del futuro delle generazioni ed efficienza energetica. L'energia che è rigenerabile per una durata di una generazione non causa danni a lungo termine all'ambiente. Quasi tutti i materiali si possono riciclare. L'ultima scoperta dell'ingegnere italiano, la creazione di un brevetto per smembrare l'amianto, con successo i materiali recuperabili, vendibili dopo studi per anni di collaudo. Neutralizzazione dell'amianto con un impianto. Circa due anni fa ho schematizzato sulla carta quale potrebbe essere un'azienda consortile pubblica a Sesto, nella raccolta dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali trasformati in agglomerati utilizzabili in civile. Ho presentato come attivista e discusso una commissione ambiente del Movimento 5 Stelle questo schema come base di un progetto futuro e razionale, tendente come energia sostenibile, rifiuti zero al massimo al 10%. Nella speranza che venga sviluppato nella sua definizione pratica e realtà applicativa da una commissione di lavoro intercomunale, intorno a un tavolo senza egoismi di partito, ma per trovare un accordo tra le forze politiche, un'ipotesi che non sarà semplice, ma io credo per creare un nuovo lavoro a Sesto San Giovanni c'è bisogno non più rimandabile. Io sono un anziano, ho visto crescere e segnare il passo ai suoi problemi negli anni di Sesto San Giovanni, dove sono nato, e vorrei che nella mia città vedere collocati nel lavoro, nel settore, scusate, un po' di emozione, nelle rinnovabili, tanti giovani, e meno per formare una famiglia come entità di Stato, e non dimentichiamo che siamo in una comunità antifascista, pacifica e leonardesti di sangue, per cui e questo è pieno di intelletto e creatività. È fantasioso, con potenzialità per costruire la nostra sempre bella Italia. Grazie. Allora, grazie per l'intervento. Io, visto che il tempo è molto breve, dottor Patti, scusi, prego. Ho preso la parola io abusivamente, qua. Visto che ho il microfono, ne ho approfittato. 40 secondi. Io sono Giorgio Bonavitacola. Sono delegato NACI per gli amministratori immobiliari di Sesto San Giovanni. Ho sentito parlare di tutti gli argomenti che ci interessano: il catasto degli impianti termici, la raccolta differenziata, le lampade a LED, le emissioni di CO2, l'efficienza degli edifici. Non dimenticateci, noi dovremmo essere seduti lì fra di voi. Stamattina siamo venuti, eravamo in tanti, i suoi colleghi sono dovuti andare via perché siamo sempre oberati di lavoro. Siamo disposti a collaborare, siamo il cuore di Sesto, Sesto non è St. Moritz, tutti vivono in condominio, quindi noi siamo il motore, siamo gli scudi che devono portare avanti questo discorso. Quindi Assessore Montragio, non ci dimentichi se vuole fare un bel lavoro a Sesto. Grazie. Allora, chiamo in causa subito l'assessore Montrasio sulle due domande che l'hanno riguardata, quest'ultima e quella precedente, se ci sarà un tavolo di formazione per i giovani. Sì, siamo un po' stretti coi tempi, prego. Però. Il teleriscaldamento che è stato così osannato eccetera, ma vorrei ricordare che a Sesto il teleriscaldamento è fatto con il gas, quindi con un combustibile fossile, in realtà è superato, stiamo parlando di una cosa che è assolutamente superata e viene fatto in parte anche con l'incenerimento dei rifiuti. Oggi le tecnologie permettono di costruire case passive, non è più la classe A l'obiettivo sono le case passive, con tutta una serie poi di cose. La seconda cosa che volevo dire, io ho sentito l'intervento del signor Di Domenico di Assolombarda, ma questo è un discorso rivolto a tutti. Gli interventi di efficientamento energetico, è vero che inizialmente hanno dei costi, ma dei costi che dopo, nel tempo, possono essere ammortizzati e portare notevoli benefici in termini di risparmio. Faccio un esempio banalissimo sull'amministrazione pubblica. Una cosa che è stata fatta a Colonia, sulla piscina. Ci sono i pannelli di solare termico, un impianto che ha un consumo di acqua calda così alto ha dei tempi di ammortamento brevissimi, con dei costi di installazione
assolutamente accettabili, non stratosferici come ormai anche il fotovoltaico non ha più dei costi elevati come qualche anno fa. Ma questi sono interventi anche semplici che si possono fare, che ripeto hanno dei costi iniziali abbastanza ragionevoli, che hanno dei tempi di ammortamento bassi, che sono in realtà degli investimenti per il futuro, perché vuol dire che le amministrazioni pubbliche o chi fa questo tipo di intervento, e anche i privati, riescono nel futuro ad avere dei risparmi veramente notevoli. Questo era quello che volevo dire. Potrei dire mille altre cose, ma non mi fermo perché comprendo che i tempi sono veramente ristretti. Però ci tenevo a dire questa cosa, che il teleriscaldamento è assolutamente superato dal punto di vista ambientale. C'è ben altro a cui porsi come obiettivo, assolutamente. Grazie. Giro la parola all'assessore, quindi. Grazie, sarò brevissima. Innanzitutto mi preme sollecitare i cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa a partecipare anche appunto ai tavoli di discussione e di confronto, in modo tale che i loro contributi, che per alcuni versi sono anche giustamente tecnici e di merito, possano poi trovare appunto un inquadramento nella discussione complessiva e nella redazione delle linee d'azione per appunto il PAES. Tema del posto dal dottor Pons, molto interessante ed è perfettamente coerente con l'approccio che come comune abbiamo alla materia appunto del piano d'azione per l'energia sostenibile. C'è uno strumento che tiene insieme sia l'attenzione all'ambiente, ma anche uno strumento che può essere volano di sviluppo per il territorio e anche in quest'ottica per la orientare la formazione professionale, le professionalità, e per far crescere la cultura della formazione professionale su questi profili particolari. Quindi sicuramente una delle azioni del PAES discussa anche ai tavoli sarà quella sulla formazione professionale per questi profili che appunto riguardano soprattutto la piccola impresa e l'artigianato locale. Sempre rimanendo su questo percorso, raccolgo con molto piacere lo spunto appunto del cittadino che ha fatto l'intervento, nel senso che il portare lavoro in città è ovviamente l'obiettivo che ci guida nella pratica amministrativa quotidiana. Mettiamo in fila quello che c'è, il teleriscaldamento è probabilmente non l'ultima innovazione tecnologica, ma ad oggi una delle cose che ci pone comunque all'avanguardia in Italia rispetto ad altre città, ed è uno degli elementi che anche in tema di marketing territoriale dalle imprese che si vogliono insediare nei territori viene solitamente valutato. Siamo comodi per le strade, le ferrovie, la metropolitana, c'è la banda larga in tutto il territorio, abbiamo la cultura del lavoro sviluppata nell'ultimo secolo, ma questo mi allargo un po', ma l'orgoglio si estese talvolta tra ci. Ma non riteniamo questo naturalmente sufficiente, e di qui l'impegno fortissimo del nostro comune rispetto all'attrattività per le nuove imprese, che è il progetto Vado a Sesto, che è anche fresco insomma di cronaca, nel senso che ieri pomeriggio in Regione Lombardia abbiamo sottoscritto il protocollo in cui appunto il comune si impegna ad azzerare la fiscalità locale per le nuove imprese che si trasferiscono in città, purché garantiscano una ricaduta occupazionale, cioè almeno 3 dipendenti, e purché rimangano in città per almeno 5 anni. Quindi questo per dire che anche il PAES è un elemento che si iscrive in una politica di rilancio del territorio e di marketing territoriale che tiene insieme formazione professionale, interventi su alcuni settori produttivi, primo fra tutti quello dell'energia, e una politica volta a rendere la nostra città accogliente per le imprese. Rispetto al geometra Bonavitacola, ovviamente gli amministratori, proprio per la specificità del nostro territorio, sono uno degli interlocutori privilegiati, perché rispetto al patrimonio edilizio privato è una categoria imprescindibile quello degli amministratori, quindi sicuramente sarete tra i primi a essere invitati ai tavoli tematici, e ci aspettiamo un contributo importante proprio anche nell'azione di sensibilizzazione verso i condomini, indubbiamente.
Dunque, la dottoressa Bigatti era stata invece tirata in causa sul computo nei risparmi energetici della chiusura di attività industriali ed economiche. Io ne approfitto anche per attaccare uno dei temi che era rimasto in sospeso. Non riusciremo, mi scuso già con tutti, a fare un secondo giro con tutti i relatori. Volevo però proprio in 5 minuti d'orologio sapere quali sono le criticità, se me ne può dire le prime tre in ordine di importanza che avete incontrato e che si incontrano, in modo che anche gli altri comuni possano essere ben consci di questi limiti. Beh, una breve battuta in risposta al signore che mi ha chiesto sul dato. No, assolutamente c'è un fraintendimento, nessuno auspica la chiusura dell'industria, tutto il contrario. Si sta dando, ahimè, sui dati che lei ha visto, ciò che abbiamo ottenuto come risultato, l'industria non è tra quelli, come dire, considerati, ma sono azioni che sono state fatte e che dal 2005 al 2014 effettivamente molte azioni sono state fatte, ma no, guarda che non ce n'era dell'industria, dopo se vuole lo vediamo a parte, comunque non è un dato significativo. Tutto al contrario, direi che peraltro già attivato dal comune di Sesto San Giovanni, questo distretto dell'energia è uno degli obiettivi, nel senso che tutta questa questa operazione, che non è solamente ambientale ma certamente sta delineando quali saranno gli sviluppi futuri e anche occupazionali in fondo o delle nuove imprese, cioè pensiamoci, può generare molti nuovi posti di lavoro e da anni che lo si dice, Legambiente fece addirittura un rapporto su quali sono le nuove occupazioni nel tema green eccetera. E andiamo in quella direzione, questo è evidente, come dire, vanno cambiate delle abitudini e queste abitudini andranno in questa direzione che sono il risparmio, l'efficientamento, non sprecare il modello capitalistico che abbiamo, come dire, perseguito per tanti anni non è più percorribile, bisogna trovare altri stili di vita, altri modi di vivere, questo è quello che si vuole perseguire, nessuno vuole la chiusura delle fabbriche, ahimè c'è un fraintendimento. Bene, quali sono le criticità? Cerco di essere molto sintetica, potremmo dire che fondamentalmente le criticità sono quelle un po' gestionali di questo PAES, se dobbiamo entrare proprio nello specifico del PAES, che hanno a che vedere, questa è un'opportunità, per tanti versi. Dall'altro canto l'amministrazione pubblica è anche il maggior detentore di immobili, potrebbe intervenire e fare molto sui propri immobili, anziché lavorare in emergenza, e questo costa molto, la prevenzione come in salute, la prevenzione ti fa risparmiare molto, quindi una delle attività che potrebbe fare l'amministrazione è sicuramente questo, però che cosa manca? Manca la visione strategica, manca la pianificazione, manca peraltro gli investimenti che vengono fatti per l'efficientamento energetico, hanno tempi di ritorno che sono un po' lunghi, quindi allo scadere di un'amministrazione che cosa succede? Se ne presenta un'altra e bisogna ricominciare da capo. Io ho seguito vari comuni e questo è il problema, nel senso che ahimè durano 5 anni, queste politiche sono un po' più lunghe, appena hai iniziato a mettere in moto qualcosa, ti fermi, hai uno stand by e non vai avanti, mentre così perdi delle opportunità. Quindi ci sono problematiche che sono sia economiche ma anche strategiche e politiche. Ci vuole un impegno politico forte, ci vogliono dei meccanismi strutturali interni all'amministrazione che modifichino un'abitudine da parte dell'amministrazione che naturalmente fa il suo lavoro perché deve erogare dei servizi ed è abituata in quel senso, quindi è organizzata in quel modo. Si tratta di introdurre qualcosa di innovativo che funzioni in maniera trasversale per tutti gli uffici
e che quindi non è più per compartimenti stagni. Questa è una grossa problematica, come dire, far funzionare questo paese in modo orizzontale anziché verticale. Ci vuole una cabina di regia e bisogna portarlo avanti in questo modo. Poi ci sono degli strumenti inadeguati, per carità, qui non è colpa di nessuno, dovremmo rivolgerci alla politica nazionale, che sono appunto bandi, gare, contratti, eccetera, che sono inadeguati rispetto a tutto quello che sta avvenendo. Qui ci sono alcuni suggerimenti, io ve li tralascerei, ve li potete però guardare, ve li lascio. Sono interni all'amministrazione, alcune misure, quello che dicevo prima, insomma sono tre punti: migliorare la governance dell'energy management per gli edifici pubblici, adottare misure di efficienza energetica nei processi decisionali comunali in modo trasversale, un approccio intersettoriale. Questi sono i tre punti cardine. Che cosa devo fare invece per il cittadino? Devo informare, coinvolgerli in maniera permanente, ci deve essere un feedback avanti, come dire, di andata e ritorno, i tavoli di lavoro devono essere tematici, devono essere permanenti, si devono fare azioni concrete, bisogna mettere regole, è vero, ma bisogna dare incentivi. Tipo, se appunto nel regolamento edilizio io faccio qualcosa oltre l'obbligatorietà, devo avere un qualcosa di ritorno o monetizzato, oppure come sgravio in, che ne so, vediamo. Ci devono essere accordi generali che sono già standardizzati, ad esempio, sostegno e supporto. Questa è l'unica maniera. Io vorrei ricordare quali sono gli elementi chiave per una buona riuscita del PAS, che sono quelle fondamentalmente già date dalle linee guida del JRC, che sono ottenere il sostegno degli stakeholder, l'abbiamo già detto, guadagnare un impegno, avere un impegno politico a lungo termine, avere un inventario delle emissioni chiaro, cioè nel senso un inventario delle emissioni buono. La raccolta dati, l'ho già citato prima, l'hanno detto un po' tutti, è un problema critico, quindi bisogna adoperarsi perché l'informazione sia una cosa permanente e trasversale per tutti gli uffici. Bisogna quindi integrare il paese all'interno della vita quotidiana dell'amministrazione, quello che dicevo prima, che era lì citato. Controllare che all'interno di dell'amministrazione ci siano le competenze adeguate e che ci sia una cabina di regia. Queste sono già le indicazioni del JRC, per cui direi che vanno perseguite in toto. Questa è la nostra esperienza, ma non possiamo che dire che è così effettivamente. Io chiuderei. Grazie. C'era il professor Caserini che voleva dire qualcosa proprio sulla questione delle criticità, probabilmente. Sì, io sul tema del problema finanziario, che è stato anche citato prima da Di Domenico, questo è un tema importante. Io però volevo segnalare questo: di fatto i conti che hanno fatto diversi gruppi di ricerca, l'IPCC, ma c'è stato anche il rapporto Stern, a livello globale non è un problema di costi. Quindi ridurre le emissioni di CO2 del 90%, se si tengono conto i benefici diretti e indiretti legati alla salute, ma anche i danni evitati dal cambiamento climatico, globalmente conviene. Il problema è che ci sono i benefici e i danni distribuiti in modo diverso, c'è chi ci guadagna e c'è chi ci perde, quindi ci sono vincitori e vinti del cambiamento climatico, delle politiche conseguenti. Quindi importante però che abbiamo chiaro che globalmente c'è una convenienza, bisogna renderla a questo punto conveniente anche a livelli più bassi. Io segnalo però che il problema finanziario è quello più importante. Perché? Perché in un comune non c'è l'impegno a rispettare il PAES, altrimenti scattano dei provvedimenti, c'è quello del patto di stabilità, e questo è una questione però decisione politica, non è che è scritto nelle tavole da qualche parte o nell'universo, è una scelta politica il fatto che non costa niente al comune non rispettare il PAES, mentre il patto di stabilità comporta una serie di conseguenze pesanti, e questa quindi è una questione su cui bisogna intervenire, altrimenti a livello finanziario non si esce. Sugli altri due temi che ha citato, appunto, problema culturale e quelle barriere tecnologiche, anche queste sono questioni grandissime, che però possono essere affrontate. Secondo me però si riesce a fare qualcosa se si coglie la dimensione della sfida. Cioè questo non è uno dei tanti problemi ambientali, l'inquinamento delle acque, il PM10, questo è un qualcosa che riguarda uno o due secoli. Quindi, attenzione, come rappresentante qui del mondo scientifico vorrei far capire che non è che la scienza dice che dobbiamo agire. Cioè la scienza risponde alla domanda cosa succede se, cioè per l'IPCC o per la scienza, che l'uomo si estingua o no, è una questione è un giudizio di merito, di valore, giusto? A volte uno dice, ma decidiamo che conviene limitare i danni per gli esseri umani,
Va bene, ecco, però questa è una scelta politica che sta ai cittadini o ai loro rappresentanti. Se però decidiamo che vogliamo ridurre del 90% le emissioni, come abbiamo già deciso a livello europeo, o nel giro di 15 anni, ricordate, il 2030, il 40% del 2030, vuol dire noi che rispetto al 2020 in 10 anni facciamo un meno 20%, okay? Perché al 2020 avevamo il 20% di impegno. Quindi questa è una cosa gigantesca. Questo impegno qui lo raggiungeremo, questo risultato, se davvero ci sarà a tutti i livelli uno sforzo straordinario. Cioè con quello che abbiamo fatto negli ultimi 10-15 anni non lo faremo. Cioè se noi non facciamo quel salto culturale che abbiamo detto e non risolviamo quelle barriere tecnologiche e ci investiamo molto, non c'è possibilità che li raggiungiamo. Se noi pensiamo alle sfide del passato, non so, quando abbiamo puntato a entrare nell'euro, c'erano tutti che sapevano che c'era il tema dell'euro, che dovevamo entrare, era una mobilitazione, era la questione su cui tutti i giornali si parlava. Ecco, se non c'è quel livello lì, noi non riusciremo a rottamare un sistema energetico così conveniente come quello dei combustibili fossili nel giro di 30 anni. Ma perché dovremmo farlo? Cioè, nel senso, se guardiamo a breve termine, sì, è vero che ci sono delle cose che convengono, però se guardiamo quelle finiscono, forse le abbiamo anche abbastanza già fatte, delle lampadine a basso consumo, un po' di efficienza basilare. A un certo punto poi arrivano le cose su cui bisogna mettere paccate di miliardi e o non si mettono, altrimenti andiamo a casa. Ecco, nel senso, secondo me non dobbiamo neanche raccontarla troppo ai cittadini. Cioè io se fossi un amministratore parlo, mi tolgo dal ruolo di rappresentante del mondo scientifico, parlo come cittadino del comune di Lodi. Ecco, secondo me gli amministratori, se non gli vengono date le risorse, dovrebbero poi dire vabbè, usciamo dal PAIS, perché io vedo molti comuni che i piani di monitoraggio cercano in qualche modo di parare i colpi, però se hanno il patto di stabilità che non possono fare investimenti, diciamo ai cittadini fate qualcosa, perché così, altrimenti è vero che ci sono iniziative che alla fine alcune costano poco, ma altre vuol dire ribaltare la città. Ecco, secondo me è una cosa che io penso che dobbiamo farlo, e il vantaggio di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, che sono delle zone più avanzate a livello tecnologico, a livello di competenza, abbiamo nel giro di 15 chilometri quante università possiamo contarle, zone ricche, poi naturalmente con tutte le differenze, le disuguaglianze, però insomma sono le regioni che possono essere davvero la guida di questo processo a livello italiano o europeo. Quindi se lo fa Cinisello Balsamo, Sesto Giovanni, qualcosa di straordinario, Milano sarà a ruota, perché non si farà bagnare il naso da Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. E quindi io penso che a livello locale questa sfida può essere anche qualcosa di conveniente, anche poi a livello così politico di immagine. Grazie. Prima delle conclusioni del Sindaco, chiedo la parola a Mauro Brolis di Infrastrutture Lombarde. 30 secondi di cose che spero utili. Audit delle piccole e medie imprese. Mi sono scordato di dire che una delle misure, sia pure con un cabotaggio più limitato, sarà questa, perché il decreto 102 prevede la possibilità, qualora le regioni faranno dei programmi di promozione degli audit energetici delle piccole e medie imprese, di cofinanziare pariteticamente al 50%, quindi mi sembra giusto, riagganciandomi all'intervento di Assolombardi, di dire che si cercherà di fare uno sforzo anche da questo punto di vista, cioè per i soggetti che non hanno, almeno nel breve, l'obbligo dell'audit energetico che riguarderà invece le grandi imprese. Sull'edilizia mi permetto di dire, citati nuovamente gli edifici a consumo quasi zero, gli NZEB e quant'altro. Non vi dico, non so quanto tempo ho perso sui tavoli nazionali a parlare di regole che riguarderanno, se ci va bene, l'1% degli edifici prodotti nei prossimi anni. Il problema è un altro, cioè anche qui non corriamo troppo dietro alla retorica del green è sempre bello. Il problema è il patrimonio esistente. Intervenire su quello e riuscire a farlo con la disponibilità finanziaria che naturalmente deve crescere, deve marcare una scelta culturale. Ma non sono gli edifici nuovi, perché di retorica sui tavoli anche tecnici che ci riversano ogni volta che il problema saranno gli NZEB, abbiamo abbastanza il callo. Le regole per gli edifici del futuro, secondo noi, in qualche modo il mercato le ha già un pochino anche stabilite e le marcherà sempre di più. Certamente dobbiamo puntare edifici che consumino meno energia possibile e spostarci un po' dall'accento sulla parte tecnologica e impiantistica e andare sul tema dell'involucro e di tutto quello che la progettazione può fare. Ma il problema nei numeri non sono gli edifici nuovi, mi spiace dirlo, ma toccano, fanno il solletico alle prospettive di riduzione che ci diamo con i piani. Ultimissima cosa, mi congratulo personalmente, ma qui lo faccio come cittadino, che una pubblica amministrazione cominci a dire
raccolgo i dati dei miei consumi e faccio l'open data del mio consumo. Ecco, questo è l'altro passaggio culturale. Lo stiamo vedendo con l'open data che abbiamo fatto degli attestati di prestazione energetica degli impianti termici, anche dove i dati sono contestabili, anzi soprattutto dove i dati sono contestabili, perché c'è questa strana cultura che si fa un catasto e deve essere perfetto. Non è così. I numeri si imparano a conoscere nel tempo e si migliorano nel tempo, soprattutto attraverso il fatto che qualcuno me li contesta o qualcuno mi chiede più espressamente qual è la metodologia che ho usato per fare un calcolo. Questo è l'obiettivo dei numeri. E renderli pubblici, lo capiremo probabilmente negli anni a venire, è una delle leve straordinarie di cambiamento, insieme naturalmente agli investimenti. Perché vediamo già oggi capitare cose incredibili, cioè su valori che sono banali di una bolletta energetica e che sembrano veramente un segreto assoluto nella pubblica amministrazione, a volte, ve lo garantisco, si determina il cambio di fornitore dell'energia elettrica attraverso semplicemente la pubblicità del numero, che non va assolutamente sottovalutato. E credo che sia un ottimo intervento del PAES quello, anche se apparentemente non quantificabile in termini di riduzione del CO2, a parte che se si mettesse Stefano a fare due calcoli, secondo me in mezz'oretta vi direbbe che anche un'iniziativa di questo genere ha un peso nel tempo nella riduzione di CO2. Scusate, grazie. Grazie. A questo punto lascerei la parola al Sindaco per le conclusioni sul piano che si appresta a varare il Comune di Sesto San Giovanni. Beh, innanzitutto grazie a chi ha resistito fino alla fine, perché sono tutte persone che ovviamente hanno un interesse autentico anche a proseguire un percorso promosso dall'amministrazione comunale, e grazie a tutti i presenti al tavolo questa mattina per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale, che sono io, Sindaco di Sesto, a dirlo. Forse siamo un po' in ritardo rispetto al, come dire, percorso, come dire, alla filiera, entrare in una filiera istituzionale che ci vede aderire con la volontà forte di aderire al PAES, ma che molto pragmaticamente molte cose le abbiamo già fatte. Forse in questo siamo stati poco abili a venderci e dobbiamo recuperare, proprio perché come dire, con un forse eccesso di pragmatismo, quello che poi è mancato è un forte coinvolgimento della comunità a diffondere anche le buone pratiche, perché una città, che sono i luoghi più, cioè le città sono i luoghi più densamente popolati, sempre di più sarà così, e quindi sono anche dei luoghi estremamente energivori, e quindi da lì passano poi anche le azioni importanti per i cambiamenti, per, come dire, contribuire a limitare al massimo questi processi che sono stati raccontati molto bene all'inizio, professor Casalino, dei cambiamenti climatici. Ma io voglio raccogliere proprio la parola che più mi è piaciuta dell'ultimo intervento del professor Caserini, che è la sfida, perché io da amministratore comunale, non sono un amministratore di condominio, con tutto il rispetto per i amministratori di condominio che devono essere poi i tavoli tecnici, e quindi devo avere una visione che deve andare oltre quella dei 5 anni di un mandato amministrativo di un sindaco, che deve essere quello di sognare la città del futuro, che è la città che poi lasceremo ai nostri figli, e quindi magari continuare a fare azioni che lascino una tracciabilità e una possibilità poi di conseguire dei risultati più a lungo termine, perché se continuiamo a ragionare con delle politiche di piccolo breve termine, chiaramente è chiaro che quello che succederà fra n anni non ci riguarderà più, ma non avremo fatto bene quello che credo sia il compito entusiasmante della politica, cioè anche di disegnare scenari. Io brevemente, mi sembra che sia stato detto tanto questa mattina. È l'inizio di un percorso, che, come è stato detto dall'assessore all'inizio, noi vogliamo che sia fortemente partecipato, sicuramente da tutti quelli che sono i portatori di interessi a vario titolo del territorio, che siano presenti in modo collaborativo e costruttivo ai vari tavoli che si andranno a cominciare il loro lavoro, ma che deve coinvolgere poi tutta la città, perché poi ci sono tutta una serie di buone pratiche che devono diventare comportamento quotidiano, soprattutto in una città che ha dalla sua, che da un punto di vista
generazionale ha un tasso, per fortuna, di anzianità molto alto, che quindi non ha culturalmente in sé proprio questa propensione all'attenzione al risparmio. Magari ce l'ha per abitudine familiare, però non culturalmente, è più una politica delle nuove generazioni. Se io penso a tutti i lavori che vengono fatti anche nelle scuole cittadine rispetto a questo, è chiaro che poi incentiva il comportamento all'interno delle famiglie. Però noi dobbiamo anche tenere il passo con questa attenzione anche culturale, con il tessuto sociale che abbiamo. E quindi il percorso che poi ci dovrà vedere arrivare anche in una discussione che auspico condivisa il più possibile in consiglio comunale. Le linee di azione sono state delineate dall'amministrazione comunale, così come vorremmo intraprendere, sono state delineate all'inizio. Quando dicevo che siamo in ritardo, perché oggi siamo nel 2015, il 2020 è dietro l'angolo, però molte cose sono state fatte, si tratta anche di mettere a regime quello che è già stato fatto. Faccio un esempio, siccome raccolgo con grande piacere e l'intenzione di Regione Lombardia di mettere a disposizione delle risorse rispetto all'illuminazione, ecco, il nostro comune fin dal 2000 ha la proprietà dei pali della luce, quindi mi par di capire che potremmo essere interessati e interessanti per poter intercettare delle risorse, e anche tutta la politica di questi ultimi anni del cambiamento delle lampade che vanno a essere sostituite con le lampade a LED vedrà, abbiamo fatto un calcolo entro la fine dell'anno, di un risparmio energetico del 35%, ma già soltanto nel mese di gennaio di quest'anno, se non ricordo male, abbiamo avuto i consumi ridotti dell'11%, pari al 586 megawatt a ora. Allora è chiaro che è l'inizio di un percorso, però bisogna andare avanti e su questo dare appunto un segnale anche culturale rispetto al cambiamento. Quindi benissimo che ci siano delle risorse, noi siamo pronti. Non dobbiamo neanche, come dire, riscattare, ci mettiamo a disposizione, e credo che lo si debba fare proprio in una ottica di collaborazione però di comuni del Nord Milano, perché poi quello che si diceva, quello come dire, uscire dal PAES non ti porta, intanto vogliamo entrarci, vabbè, uscire dal PAES poi non comporta nessuna penalità, uscire dal patto di stabilità sì, allora sono la necessità poi anche quella invece di riuscire a intercettare finanziamenti che vanno oltre ovviamente quelli semplicemente del piccolo, e che riescano a raggiungere anche a livello europeo. Questo è possibile facendo massa critica ampia con il territorio. Il territorio del Nord Milano è un territorio, dal nostro punto di vista, parlo anche, spero di poter parlare ovviamente anche a nome degli altri amministratori, ringrazio il Comune di Cologno e il Comune di Cinisello di essere qui questa mattina, siamo pronti ed attrezzati per cominciare assieme a fare progetti di una levatura superiore, proprio per diventare competitivi. Abbiamo una storia comune di collaborazione molto, molto forte, che si è infittita, devo dire, in questi ultimi due anni. E gli obiettivi sono proprio quelli che venivano detti prima, cioè quello del risparmio, dell'efficienza energetica, dell'attenzione alle energie rinnovabili, sapendo appunto che gli investimenti, cioè c'è tutto un percorso culturale su quello un'amministrazione, tra virgolette, a gioco facile, e riesce con l'impegno a farlo coinvolgendo i cittadini. C'è tutta un'altra partita però, che è quella degli investimenti, e sulle città costruite, fortemente urbanizzate, è la partita più difficile, che è quella appunto di riuscire a rendere meno energivori anche il patrimonio pubblico che abbiamo. Noi per esempio, se pensiamo alla quantità di scuole, più di 30, 33 ricordo male, l'ultima costruita è del 2002 ed è un asilo nido. Tutto il patrimonio nostro più che altro è anni 60-70. Cioè non c'era questa attenzione all'ambiente, erano strutture anche molto grandi, molto dispersive, con spazi anche non comuni ma di passaggio, che sono eccessivamente importanti da riscaldare, illuminare. Su quello è chiaro che o ci sono dei finanziamenti, o si dà la possibilità prima ai comuni magari di poter sforare anche il patto di stabilità su certe cose o su certi investimenti, o si ha la possibilità di intercettare finanziamenti forti, o se no diventa difficile, perché il patrimonio c'è, non solo quello privato ovviamente, ma anche quello pubblico, che è ingente.
perché sono d'accordo, non è il nuovo. Sul nuovo ormai, come dire, c'è una strada che è già tracciata, è molto più facile. Difficile è invece intervenire su quegli organismi vivi che sono le città e che hanno già una loro dotazione sulla quale devono lavorare. Quindi con questa mattinata inizia un percorso che monitorerò con grande attenzione passo dopo passo. La richiesta da parte già di tutti coloro che sono qui questa mattina è di essere attori principali insieme a noi per portare questo dibattito in città e di collaborare tutti assieme, appunto, anche per rendere poi concreto, reale azioni che possano ricadere e sui cittadini e sulle imprese e sull'amministrazione pubblica, perché ci deve essere una sorta di patto forte di solidarietà tra chi amministra, tra chi vive la città, tra chi produce lavoro in città e insomma tutti coloro che vivono e utilizzano la città. Grazie. Grazie. Sul tema delle case degli anni 70, l'altro giorno parlavo con un esponente di Lega Ambiente che mi diceva le nuove aree dismesse sono le case degli anni 60 e 70, e su questo punto infatti c'è molto da intervenire. Ringrazio tutti quanti gli intervenuti, sia tra i relatori sia tra il pubblico, e poi so che quindi ci saranno dei tavoli tecnici più specifici per approfondire la questione. Buona giornata. Essere. Chi?